Bene, buongiorno, benvenuti a questo seminario dell'Università Europea di Roma, Educazione e Assistenza nella Storia, alcuni casi di studio in Italia. Ringrazio i colleghi che poi introdurrò e cederei per un saluto la parola al professor Luigi Russo, che è il coordinatore del corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria presso il nostro Ateneo e professore associato di storia medievale. Buongiorno a tutti, ringrazio tutte le persone che sono intervenute a questo webinar in presenza, qualcuno e la maggior parte a distanza grazie a questi mezzi tecnologici. Lo scopo di questo seminario è quello di capire che il nostro odierno senso della storia, senso della appartenenza a una storia dell'infanzia, è un qualcosa che ovviamente. Scusate, mi sentite? Sì? Sì, ok, perfetto. No, pensavo che ci fossero dei problemi di audio. Il problema della storia dell'infanzia è dovuto al fatto che noi diamo per scontato tutta una serie di rapporti col mondo dell'infanzia, quando poi la letteratura critica, soprattutto all'epoca antica e medievale, è molto forte, molto ricca. Il senso dell'infanzia, il concetto dei bambini è un qualcosa che ovviamente non è scontato, non è culturalmente dato. I bambini sono spesso nella storia i grandi assenti, gli storici, soprattutto dell'epoca medievale, hanno messo in evidenza. Questo perché, e lo si vede dalle fonti, il bambino viene visto per molto tempo come un essere imperfetto, non ancora completo. Questo poi c'è tutta una riflessione fatta dai grandi pensatori del mondo antico che poi passano nel mondo medievale per poi arrivare nell'epoca moderna. Anche la partizione, la stanzione solita, antico, medievale, moderno, ovviamente è un qualcosa che segue le vicende disciplinari, ma che ovviamente spesso la storia, in questo caso la storia dei bambini, la storia dell'infanzia, non ha questa stessa scansione. Ci sono delle rotture molto diverse. Lo si vede perché in epoca basso medievale iniziamo a vedere questi diari, queste memorie di personaggi, soprattutto penso a quelli dell'area toscana, in cui i bambini appaiono in maniera molto più forte. Da oggetti passivi iniziamo a ascoltare quelle che sono state definite le scritture bambine, cioè le scritture di bambini, di soggetti che la cui età è inferiore a quella che è ritenuta poi la maggiore età, e anche il concetto di maggiore età è un concetto molto, molto labile. Ad esempio, noi assistiamo per molto tempo a una differenza tra bambini e bambini. I bambini hanno un percorso diverso da quello delle bambine perché c'è un sapere pedagogico che viene creato, che si consolida, per cui c'è una differenza tra i bambini votati a un investimento da parte della famiglia in attività tipo il cavaliere o l'attività ecclesiastica. Le bambine sono sostanzialmente, diciamo, indirizzate nella maggior parte di loro alla riproduzione, alle nozze, oppure alla vita monastica, alla vita religiosa, cioè essere messe al di fuori di quello che viene usato come una specie di mercato matrimoniale. Lo dico perché può sembrare un po' forte, ma la differenza di genere, queste riflessioni sull'educazione diversa tra bambini e bambini, è un qualcosa che sin dall'epoca medievale è chiara. Ovviamente le bambine vengono considerate in maniera diversa dai bambini maschi. E quindi ovviamente noi assistiamo anche a tutta una serie di riflessioni che vengono fatte da alcuni trattatisti. E io qua vorrei ricordare un personaggio che spesso viene citato poco, Duoda, questa nobildonna d'epoca carolingia, che scrive un testo al figlio lontano che è stato tolto e racconta come deve comportarsi un giovane aristocratico della nobiltà franca. I testi sarebbero tanti, spesso anche sono poco conosciuti per l'epoca medievale. A me fa piacere, vorrei ringraziare le persone intervenute, in particolare il professor Suderski, che ci fa l'onore di essere qui, dell'Università di Dublino, per riflettere ancora una volta, per cercare di riportare l'attenzione della storia, degli storici della pedagogia, ma anche dei pedagogisti, del bambino, il grande assente nella storia del passato, un'assenza che noi cercheremo di colmare. E cerchiamo di colmare oggi, cercando anche di recuperare quel poco che è stato scritto, quelle poche testimonianze che noi abbiamo, per dare luce a un soggetto importante della storia dell'uomo, quella dell'infanzia. E vi ringrazio.
Grazie, di nuovo buongiorno a tutti quanti, agli studenti collegati, ovviamente ai colleghi che hanno deciso di partecipare a questo seminario e anche ai colleghi che vedo collegati, vedo in particolare la collega Patrizia Arena del nostro Ateneo e la professoressa Vedina Scaglia dell'Università di Bergamo. Quindi ringrazio pubblicamente per questo segno di affetto, ecco, di vicinanza. Quindi grazie ancora al professor Luigi Russo per l'introduzione, per i saluti, grazie all'Ateneo e in particolare al dottor Alessandro Ria che è responsabile dell'organizzazione di questo piccolo evento, che spero sia l'ultima volta che ci toccherà organizzare in questa forma un po' sfortunata. Ho il piacere di introdurvi il professor Marian Surdatsky, che è nostro ospite in scambio Erasmus dall'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino, in Polonia, dove già io a mia volta sono stato in visita nel dicembre del 2018 e dal loro Ateneo attendiamo per i prossimi mesi altri colleghi, almeno siamo ancora in una fase, così dire, iniziale negli accordi con loro. E approfitto quindi per segnalare anche agli studenti che ci seguono la possibilità di passare dei semestri all'estero, c'è questa occasione che consiglio di non perdere, in varie sedi, tra cui appunto l'Università Cattolica di Lublino, un'istituzione di grande tradizione in Polonia, sta fondata nel 1918, quindi appena la Polonia ha riconquistato l'indipendenza politica dopo 123 anni di divisione, no, tra Austria, Prussia e Russia, e quindi è un'istituzione che vuol dire, ha grande tradizione accademica, ma anche dire, attesta uno spazio di libertà, di fede e di libertà accademica. E il professor Surdatsky, che oggi ci onora della sua presenza e anche di parlare la nostra lingua, cosa non comune, quindi dobbiamo essergli molto grati, insegna storia dell'assistenza sociale, Historia Vychovania i opieki społecznej, dal 1999 ed è l'unica cattedra di questo genere in tutta la Polonia. In precedenza si è occupato di storia dell'educazione e del pensiero pedagogico. Il professor Surdatsky può vantare più di 90 pubblicazioni, tra cui 6 monografie, una di queste uscita nel 2002 è in italiano. Il brefotrofio dell'ospedale di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo, che è appunto l'argomento di cui ci parlerà questa mattina in una lezione. E attualmente si trova a Roma, tra l'altro, anche per condurre ulteriori studi su Santo Spirito, sta in particolare studiando l'infermeria, e questo potrebbe essere il tema della sua prossima monografia, l'infermeria tra 6 e 700. Ne approfittiamo della sua presenza a Roma anche per allargare lo sguardo dai suoi specifici studi a quelli di altri colleghi che in varie forme si occupano di analizzare e studiare le forme assunte dall'assistenza sociale nelle nostre società, sperando così di offrire agli studenti un quadro significativo, sia in senso diacronico sia in senso tematico, andando a coprire diversi ambiti della storia dell'assistenza. Abbiamo quindi collegati la professoressa Francesca Romana Nocchi, che insegna letteratura per l'infanzia alla LUMSA, qui a Roma, però è laureata in letteratura latina, laurea di coordinamento, e inoltre ha una triennale in scienze dell'educazione e una magistrale in pedagogia, e due dottorati, il primo in filologia classica e storia antica della Sapienza, e il secondo in storia, letteratura e territorio all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. È abilitata professoressa di seconda fascia in tre diversi settori scientifico-disciplinari: lingua e letteratura latina, filologia classica e tardo-antica e pedagogia e storia della pedagogia, che è il nostro settore di riferimento. E a tal proposito ricordo la monografia su Quintiliano uscita l'anno scorso per Scolè. Poi tutti conoscete la professoressa Navarro Dalanda, che insegna da noi Intercultural Education and Social Integration e anche Musicology e Music History. Le sue ricerche si concentrano sulla musica dal XVIII al XXI secolo, nel contesto degli studi di coorte e della trasformazione sociopolitica
delle istituzioni in ambito musicale e pedagogico. È laureata in scienze della formazione primaria e in storia e scienze della musica all'Università Autonoma di Madrid. E presso il Reale Conservatorio di Madrid ha conseguito il titolo di professore in pedagogia e in musicologia. E qui a Roma insegna anche all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Oggi ci parlerà dei conservatori di musica, intesi anche come istituzioni che accoglievano orfani e ragazzi bisognosi. Poi interverrà la professoressa Rossella Raimondo, che è ricercatrice in storia della pedagogia all'Università di Bologna. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente i luoghi di internamento, in particolare le case di correzione, di cui ha studiato alcuni esempi in Italia e in Inghilterra, e dei manicomi. Si è occupata anche dell'abbandono infantile, con riguardo all'ospedale degli esposti di Bologna e sull'impegno femminile a favore dell'infanzia povera e delinquente. Ricordo le monografie La pedagogia sociale di Alessandrina Ravizza, Frotte 900, uscita nel 2020, Il giudice che guardava il futuro, Giampaolo Meucci e i diritti dei minori, del 2017, e infine la materia anche della sua tesi di dottorato, Discoli incorreggibili, indagine storico-educativa sulle origini delle case di correzione in Italia e in Inghilterra, del 2014. Ah, poi io ho trovato le informazioni sui siti delle vostre università, per cui mi scuso se qualcosa non dovesse essere accurato. Poi c'è Anna De Bè, la professoressa De Bè, è ricercatrice in storia della pedagogia all'Università Cattolica, sede di Piacenza, dove insegna storia della pedagogia e storia dell'educazione giovanile. I suoi temi di ricerca riguardano principalmente la storia dell'educazione speciale. In tale prospettiva ha studiato la storia dell'educazione dei sordomuti, approfondendo da un lato l'esperienza del Pio Istituto dei Sordi di Milano e dall'altro il percorso formativo per i maestri delle scuole speciali promosso da padre Agostino Gemelli. Su tali argomenti ha scritto i libri Fatti per arte parlanti, Don Giulio Tarra e l'educazione dei sordomuti nella seconda metà dell'Ottocento e l'altra monografia Maestri speciali alla scuola di Padre Gemelli, la formazione degli insegnanti per fanciulli anormali all'Università Cattolica dal 26 al 78. Un altro filone di ricerca di Anna De Bè è quello della storia dell'assistenza all'infanzia abbandonata tra il XIX e il XX secolo, argomento del suo libro Crescere in un villaggio, l'Osea di Reggio Emilia, genesi e sviluppo di un servizio educativo, 51-2012. Chiuderà la mattinata il collega Gianluca Amatori, che tutti conoscete perché è professore associato di pedagogia speciale, pedagogia didattica speciale e didattica generale nel nostro Ateneo. Le sue ricerche riguardano le relazioni familiari nel rapporto con la disabilità, il sostegno educativo alla genitorialità nelle situazioni di fragilità di salute, la formazione degli insegnanti, la didattica inclusiva e le relazioni scuola-famiglia. Oggi ci offrirà alcune riflessioni pedagogiche sull'adozione dei bambini disabili. Tra le sue opere ricordo le monografie Due volte i genitori, il ruolo educativo dei nonni nella crescita del nipote con disabilità e Cornici pedagogiche per la formazione docente, il ruolo dell'insegnante di sostegno nella co-costruzione di contesti inclusivi. Quindi ringraziando di nuovo tutti per la partecipazione, auguro ovviamente una proficua mattinata di lavori, sperando che questo nostro piccolo evento possa sollecitare l'interesse degli studenti, perché possano magari accostarsi, anche quando saranno già insegnanti, quindi seguendo la loro vocazione di maestri, possono comunque accostarsi alla ricerca storico-educativa, andando ad approfondire temi che in realtà è difficile trattare all'interno di un corso di formazione primaria, però con temi con cui potranno confrontarsi, anzi sicuramente si confronteranno nella loro carriera professionale, in quanto incontreranno anche casi di questo tipo. E spero quindi che con un approccio di tipo storico possano maturare uno sguardo più profondo sui fenomeni, uno sguardo non superficiale, che quindi possa inquadrare certe situazioni, ecco, in un contesto più ampio, che consenta loro di mettere a fuoco, di capire da dove certi processi abbiano origine
e forse anche in che direzione sembrano andare. Detto questo, cedo volentieri la parola al professor Marian Surdatsky per la sua lezione sul brefotrofio di Santo Spirito in Roma. Ecco, grazie al professor Marian. Ecco, e prego. Grazie professor Andrea e grazie per avermi presentato e avermi invitato per Erasmus a Roma, alla vostra università piccola, nuova. Allora, ho un onore di essere fra di voi e parlare e raccontare delle mie ricerche sui bambini abbandonati che facevo nel fine degli anni Ottanta. E come il professor Andrea ha detto, io adesso sto svolgendo anche una ricerca sulla infermeria, sui malati nell'ospedale di Santo Spirito. È una ricerca che era ricominciata già quasi 30 anni fa. Ma adesso voglio parlare dei bambini abbandonati del brefotrofio di Santo Spirito. Quanto tempo ho per parlare? Secondo sì, avevamo concordato 40 minuti. Va bene. Allora, grazie professor Andrea anche per aver presentato la mia università. Io solo devo aggiungere che l'Università Cattolica di Lublino ha un nome, Giovanni Paolo II, perché lui Papa, come prima di essere eletto a Papa, Karol Wojtyła, ha insegnato, insegnava nella nostra università durante 20 anni, aveva una cattedra di etica. Allora, io adesso voglio presentare il mio tema. Nella storia del sviluppo delle varie forme delle opere caritative ispirate per 18 secoli fino all'illuminismo dalla dottrina cristiana sulla misericordia, fondamentale importanza ebbe la fondazione verso la fine del XII secolo l'Ordine Ospedaliero di Santo Spirito. Quell'ordine venne fondato da Guido di Montpellier da Provenza di Francia. Quell'ordine dominò decisamente nel tutto Medioevo sugli altri ordini finalizzati a missioni simili. Simbolo del potere di quest'ordine nel campo delle opere pie nell'Europa medievale fu l'ospedale di Santo Spirito fondato dal Papa Innocenzo III nel 1198 a Roma, proprio sul posto del precedente scuola dei Sassoni, Scuola Pregnorum Sassonum. L'ospedale di Santo Spirito fondato dall'Innocenzo III era affidato ai religiosi di Santo Spirito. Fin dall'inizio della sua esistenza, questo ospedale fu il più grande centro caritativo dell'Europa, servì anche da modello per altri ospedali che si svilupparono in quei tempi. E quell'ospedale fino ad oggi, anche oggi, serve come per i malati. Ma la funzione come posto di assistenza per i bambini abbandonati si è finita durante i tempi della Unione d'Italia, Unificazione d'Italia. La grandezza ospedale di Santo Spirito è un ospedale grandissimo. Sempre era una casa madre dei religiosi di Santo Spirito e sempre era la sede del loro superiore generale, il primo superiore generale sempre chiamato commendatore era proprio Guido di Montpellier, invitato da Papa Innocenzo III. Quasi per tutto il tempo della sua esistenza, cioè fino alla unificazione italiana nel 1870, l'ospedale rimase sotto la protezione del Papa, dei Papi, fatto per cui veniva chiamato sempre Arciospedale Pontificio. Nell'ambito dell'ospedale funzionavano due istituzioni integralmente collegate tra di loro, il vero proprio ospedale per i malati, di quale mi occupo adesso proprio, e un ospizio per i bambini abbandonati chiamato
Brefortrofio. L'ospedale di Santo Spirito come centro di cura si occupava non solo delle cure dei malati, ma costituiva anche un grande centro medico e di studi di medicina fornito dalle celebre biblioteca lantisiana e un'accademia medica chiamata anche Accademia Lantisiana e un teatro anatomico. Esisteva anche presso di esso una confraternita di Santo Spirito e anche banca di Santo Spirito. Oggetto della mia lezione sarà l'ospizio dei bambini abbandonati chiamato Brefortrofio. Come ha detto il professor De Sardo, io 20 anni fa ho stampato anche in Italia, in lingua italiana, il libro intitolato Il Brefortrofio del Santo Spirito di Roma nel Settecento. Allora, io parlerò di questo Brefortrofio, della storia dei bambini abbandonati. Il problema dei bambini abbandonati, non desiderati, di regola neonati, chiamati esposti o proietti nei documenti, era sempre presente nella storia, cominciando dall'antichità e attuale anche adesso. I bambini abbandonati era un gruppo dei bambini, delle persone bisognose che particolare, perché se non ricevevano l'aiuto erano condannati a morire. Perciò il salvare dei bambini abbandonati costituiva una delle più importanti missioni della beneficenza e della carità cristiana. L'abbandono dei bambini era praticato già nei tempi precedenti al cristianesimo. Nella cultura romana del secondo e il terzo secolo, il neonato veniva posato in terra e se il padre lo sollevava, esso veniva nutrito ed allevato. Diversamente, esso veniva esposto davanti alla porta ed abbandonato. I decreti di Costantino del 331 e di Onorio e Teodosio del 412 attribuivano i trovatelli a chi li aveva raccolti, dandogli la facoltà di considerarli liberi o schiavi. Ma molti erano raccolti ed educati a cura della Chiesa, dai cristiani. Nell'inizio del Medioevo l'assistenza ai bambini abbandonati non era formulata nel sistema organizzato ed istituzionalizzato. Fino alla fine del XII secolo l'assistenza dei esposti aveva un carattere casuale, era nelle mani di persone private. Una svolta radicale si attuò all'inizio del XIII secolo, quando nelle città europee cominciarono a sorgere ospedali, ospizi, brefotrofi destinati agli esposti. La maggior parte delle istituzioni di questo tipo era costituita dagli ospedali gestiti dal più grande ordine religioso caritativo del Medioevo, l'Ordine di Santo Spirito. Il numero dei neonati abbandonati è aumentato ancora di più nei secoli moderni, soprattutto nel 600-700 si parla come del secolo dei trovatelli. Fra le istituzioni create a prendersi cura degli esposti, una importanza particolare aveva l'ospedale di Santo Spirito di Roma. Al modello e al sistema elaborato in questo ospedale si ispirarono col passare degli anni tutti i centri gestiti dall'ospedale di Santo Spirito. Si può giudicare questo sistema come sistema completo, perché garantiva l'assistenza ai trovatelli per tutta la loro vita. E secondo la primitiva idea dell'Innocenzo III, l'ospedale di Santo Spirito era dedicato soprattutto ai bambini, ai figli illegittimi. In pratica, tuttavia, una grande parte dei bambini abbandonati era costituita da figli legittimi.
gravi motivi per liberarsi dai bambini da parte delle madri e delle loro famiglie erano la povertà, nonché le malattie e i difetti fisici dei neonati. Nel 600 finirono in ospedale, all'ospedale di Santo Spirito alla Ruota, circa 1000 bambini al anno. È una cifra, secondo me, molto alta, perché significa che ogni giorno venivano portati circa 3 o 4 bambini. I bambini esposti che erano portati alla Ruota di Santo Spirito provenivano dalle città e posti in raggio di circa 100 chilometri da Roma. L'edificio dell'ospedale ricovero, quel brefotrofio, era costruito in modo da garantire alle persone che abbandonavano i bambini una discrezione assoluta. I bambini soprattutto venivano portati di notte, cosa che rendeva più facile l'anonimato. I piccoli venivano lasciati in una ruota di legno inserita nei muri esterni dell'ospedale. Questa ruota esiste ancora, si può vedere andando verso Vaticano. La persona che portava il bambino metteva il bambino nell'interno della ruota attraverso un'apertura, poi la girava e con un campanello dava un segnale alla persona di turno che stava all'erta di notte e di giorno all'interno dell'ospedale. Era sempre una suora dell'ordine di Santo Spirito, era una monaca. E dopo che veniva aperta la ruota dalla suora e che ne veniva estratto il bambino, la persona di turno con una lancetta chiamava un chirurgo dalla infermeria che incideva nel suo piede, nel piede del bambino, nel piede destro, una doppia croce che era il segno dell'ospedale ed insieme dell'ordine di Santo Spirito. Quando il taglio del segno era ancora fresco, veniva riempito di una tinta nera che gli dava con questo il carattere di tatuaggio o anche di marchio. I bambini abbandonati all'ospedale di Santo Spirito erano allattati dalle donne, dalle balie chiamate balie di casa, balie dell'ospedale. Dopo un breve soggiorno nell'ospedale, i bambini venivano affidati perché fossero allattati ed allevati a donne che abitavano fuori dell'ospedale, chiamate balie di fuori. Per la cura dei bambini alle balie veniva dato dall'ospedale un aiuto mensile in denaro e in vestiario. Alle donne che si decidevano al pieno ruolo di balie nelle loro case, l'ospedale imponeva rigorose condizioni riguardanti alla loro salute, la qualità del vitto, la moralità, la religiosità della vita, nonché lo stato materiale. In conseguenza delle migliori condizioni climatiche e di costume, venivano sempre preferite le donne di fuori di Roma, provenienti da luoghi fuori di Roma. Dopo un breve periodo di soggiorno dalle balie, gli abbandonati dovevano essere riconsegnati all'ospizio. Le bambine fino agli anni 11, i bambini un anno di più. Dopo il ritorno all'ospedale, le bambine chiamate sempre nei documenti zitelle venivano collocate in un posto chiamato conservatorio. I bambini, i maschi, invece, alla scuola dei putti. I ragazzi non rimanevano molto a lungo nella scuola. Molto presto venivano affidati ad artigiani perché imparassero un mestiere. Nella scuola dei putti vi erano di regola
30-50 ragazzi. Diverso era se si tratta delle ragazze, delle zitelle, perché in conservatorio si trovavano sempre fra 400 e 700 donne, ragazze, le persone di sesso femminile, cominciando da qualche mese fino a 80 anni. Perché era così? Perché l'ospedale di Santo Spirito non prevedeva proprio il posto per tutta la vita per i maschi che non erano presi ad Artem a tempo nubile, ad Artem o a concessione, oppure non erano adottati, erano dopo trasferiti in altri luoghi di Roma dedicati per gli uomini adulti. Volendo presentare la vita quotidiana delle zitelle, non si può non parlare del ruolo avuto da questo punto di vista dalle suore della Congregazione di Santo Spirito. Nei primi 5 secoli di esistenza dell'ospedale, esse erano strettamente integrate col funzionamento del conservatorio e con la vita delle educande. Le suore dovevano assistere i malati e i trovatelli. Tutte le suore che si trovavano nel convento costituivano per le educande ad esse affidate l'autorità superiore. Il loro compito consisteva particolarmente nel insegnare alle educande vari generi di mestieri. Ogni suora, chiamata sempre insegnante o maestra, guidava un gruppo di una decina o di alcune decine delle ragazze, delle zitelle. Fino al termine degli anni 60 del secolo XVII, le suore ebbero assoluto potere sulle educande. Erano per loro educande, educatrici, tutrici, insegnanti, catechiste ed anche infermiere e dirigenti che ne controllavano le attività. Con le riforme compiute dal commendatore Mario Febei nel 1666, le suore che per alcuni secoli avevano governato il conservatorio smisero di governarlo. Il loro trasferimento in un luogo a parte, al fine di evitare ulteriori ammissioni alla religione, le destinò ad una loro naturale estinzione. Dalla fine degli anni 60 del secolo XVII, il governo del conservatorio fu totalmente in mani delle laiche, spesso erano ex educande, ex zitelle del conservatorio. La vita delle pensionanti, delle zitelle, era regolata, anche dei putti, era regolata dalle autorità superiori dell'ospedale e della chiesa. Le trovatelle, per tutto il tempo che restavano in questa istituzione, erano obbligate ad osservarne i regolamenti ed adempiere compiti di vario genere. In particolare, nell'ospedale si cercava di creare le buone abitudini e di fare attenzione alla moralità delle pensionanti. Nel 1587 il superiore generale dell'ospedale Giovanni Battista Ruini diede al portinaro dell'ospedale il divieto di far avvicinare donne di cattiva reputazione alla inferriata che circondava i luoghi dove venivano le pensionanti. Proibì anche conversazione con loro, mentre permetteva i contatti delle abitanti del conservatorio con le donne oneste di fuori e anche con le ex balie. Le zitelle del conservatorio vivevano sempre in totale clausura. Sempre erano isolate dal mondo esterno. Quelle che non si sposavano e non si decidevano ad andare a servizio erano prive di qualsiasi contatto col resto della società e quindi venivano tutta la loro vita nel conservatorio in totale separazione.
le pensionanti avevano unica possibilità di uscire dalla mura del conservatorio tre volte all'anno, in occasione delle solenni processioni alla Basilica di San Pietro. Come nel Medioevo, anche nel periodo dopo il Concilio di Trento, gli ospedali gestiti dalla Chiesa costituivano luoghi nei quali era curata non solo la malattia del ricoverato, ma anche la vita religiosa. Era così anche nell'ospedale di Santo Spirito. Il 25 dicembre 1623, il frate Domenico Borgarucci, segretario ed archivista dell'Ordine di Santo Spirito, formulando il regolamento che suggerisce ai religiosi del Santo Spirito il modo di esercitare il governo dell'ospedale, espresse la seguente opinione. In parentesi, a ciò gli infermi e gli esposti, i quali quotidianamente vengono a curarsi in questo arciospedale apostolico di Santo Spirito, fossero con debiti modi governati ed aiutati tanto nel servizio dell'anima quanto del corpo. Secondo il sopracitato regolamento del 1623, l'ammalato appena arrivato in ospedale doveva immediatamente confessarsi ed ricevere la Santa Comunione. Ma c'è una domanda: qual era la vita religiosa dei esposti? Già dal momento dell'abbandono del bambino alla ruota, l'ospedale prendeva la piena responsabilità per l'educazione dei bambini, in particolare per la formazione religiosa e spirituale. I bambini esposti erano accolti nella comunità cattolica attraverso il battesimo che ricevevano subito dopo l'accoglienza nell'ospedale. Con rare eccezioni, quasi tutti gli esposti, dopo breve soggiorno nel brefotrofio, trovavano l'assistenza presso le barie di fuori, dove passavano circa 10 anni della loro vita. Nelle loro case agli esposti venivano imparati tutti i rudimenti della fede. La loro educazione religiosa non era differente dall'educazione dei bambini nelle famiglie normali. Dopo circa anni di soggiorno presso le balie, gli esposti tornavano di nuovo in ospedale. Da quel momento fino alla definitiva uscita dall'ospedale, tramite adozioni, concessioni a tempo nubile, concessioni ad artem e anche tramite i matrimoni, l'educazione era esclusivamente nelle mani dei superiori immediati, di ecclesiastici e religiosi. Uno dei più importanti avvenimenti per gli esposti era la prima comunione. Tutte le zitelle che si avvicinavano al 12° anno della vita nella quaresima erano obbligate a prepararsi alla prima comunione. Questa prima comunione si svolgeva sempre nel giorno del Pasqua. La frequente e regolare partecipazione ai sacramenti della confessione e dell'Eucaristia costituiva il più importante impegno religioso dei abitanti del conservatorio e anche dei bambini maschi che erano nella scuola dei Putti. Un altro regolamento del 1660 ordinava alle monache di fare la confessione tutte le domeniche, invece le zitelle attempate avevano l'obbligo di confessarsi almeno una volta al mese e le zitelle piccole e mezzane il più spesso possibile. Il registro delle pratiche religiose obbligatorie nell'ospedale era insolitamente ricco e completo. Abitando insieme con le monache di Santo Spirito, le zitelle e i putti che erano allevati dai canonici di Santo Spirito, sempre si comportavano come suore. La vita loro è stata modellata dallo stile della vita religiosa delle monache.
sembra che alle editelle non fossero riservato alcun spazio libero nella giornata, sempre lavoravano o dovevano pregare. C'era anche un coro liturgico nel conservatorio, nell'ospedale, che accompagnasse delle cerimonie religiose nel conservatorio ed in ospedale. Per partecipare al coro, le monache sceglievano le gitelle più capaci, che sapevano leggere, cantare e che avevano buon tono della voce. Molto spesso le gitelle, dopo le esperienze del coro, abbracciavano la vita monacale. Possiamo dire che quasi tutte le monache di Santo Spirito erano ex gitelle, ex esposte. Dalle suddette considerazioni risulta che la vita degli abitanti dell'ospedale doveva essere tenuta nello spirito di zelante religiosità e devozione. La formazione delle educande del conservatorio doveva avvenire attraverso lo sviluppo della vita religiosa, come pure attraverso il loro lavoro quotidiano. Nel 1679 il cardinal Acciaioli ordinò che tutte le abitanti del conservatorio, secondo l'età e le capacità, dedicassero tutto il tempo a vari tipi di lavoro a favore dell'ospedale. L'obbligo di lavorare ogni giorno riguardava tutte le pensionanti dell'ospedale, ad eccezione delle malate e molto anziane. Il lavoro era visto soprattutto nel suo valore educativo, sociale ed anche utilitario, economico. Preparava le gitelle alla futura vita matrimoniale. Le educande facevano tanti lavori, cucivano, facevano il bucato, inamidavano, stiravano, aggiustavano camicie, amiti, cotte, manotergi e vesti liturgiche della chiesa, dell'ospedale ed anche la biancheria dei malati, i degenti. Inoltre facevano lenzuola, tovaglioli, tovaglie ed altre cose necessarie per alcune dipendenze dell'ospedale, camicie, fasce e bende per tutti i trovatelli, per quelli che abitavano nell'ospizio ed anche per quelli che stavano presso le balie di fuori. Tagliavano e cucivano pure vestiti, camicie, maniche e calze per sé e per le suore che abitavano in convento. Oltre ai ricordati lavori produttivi, le zitelle aiutavano, servivano e pulivano nell'ospedale. Cucivano e cucinavano ed facevano il bucato. Il carattere di clausura dell'assistenza quotidiana delle pensionanti si manifestava anche nel fatto di portare il vestito prescritto dalle regole, simile a quello delle suore. Caratteristica principale del vestiario delle abitanti delle zitelle del conservatorio erano la uniformità, come pure la semplicità e la modestia. L'uniformità del vestire era obbligato per tutte le pensionanti, sia all'interno del convitto sia durante le rare passeggiate fuori dell'ospedale nei chiostri e nei giardini interni. L'elemento essenziale del vestito di tutti i giorni delle pensionanti era un abito azzurro scuro che ricordava un vestito religioso. Il vestiario uguale e modesto era adeguato allo stile monastico della vita delle pensionanti, come pure al carattere religioso sacrale del luogo in cui zitelle vivevano. Durante il periodo di permanenza nella casa della balia, i bambini esposti continuavano ad essere sotto un controllo dell'ospedale di Santo Spirito. Le balie non avevano di regola nei loro confronti nessun diritto. Infatti, il legame fra i bambini e le famiglie affidatarie aveva un carattere temporaneo e nasceva per lo più da bisogni economici. Col passare del tempo, quasi, questi rapporti prendevano però spesso un carattere familiare emotivo. Fra i protettori e i loro affidati si creava un rapporto di amore, di cordialità e di affetto. Da ciò la conseguenza che molte balie
esprimevano dopo la volontà di continuare ad allevare i bambini loro affidati per allevamento e per allattamento e allevamento. Secondo le proposte dei potenziali protettori erano possibili tre modalità di esercizio della cura dei proietti. La prima era l'adozione, che in modo più forte legava i bambini ai futuri tutori. Un'altra forma di tutela esercitata per le bambine era di concederle a tempo nubile a servizio in una famiglia dove sarebbero rimaste finché si fossero maritate e si fossero rese indipendenti. Le persone che offrivano questo tipo di tutela si impegnavano a garantire fino al momento del matrimonio abitazione, educazione, vitto, mantenimento. Formalmente però le ragazze rimanevano ancora sotto la tutela dell'ospedale e avevano la possibilità di rientrarvi in ogni momento. Analogo alla concessione delle zitelle a tempo nubile era per i maschi affidamento ad Artem, soprattutto dati agli artigiani affinché i ragazzi vi imparassero un mestiere, una professione. L'età più consigliata dalle autorità dell'ospedale per cominciare ad imparare la professione fosse di anni 13. Era una vecchia consuetudine che le donne e le loro famiglie che avevano allevato un esposto per 11 o 12 anni, desiderando di nuovo prenderlo in una delle tre forme di tutela, dovessero prima restituire il bambino all'ospedale. Sia affidamento in adozione che quello ad Artem e a tempo nubile erano resi legali da un contratto fra l'ospedale e i protettori o i genitori adottivi. Nelle concessioni a tempo nubile, il contratto richiedeva ai tutori la garanzia che avrebbero dato alla ragazza una dote al momento del matrimonio, nel caso esso ci fosse stato. Nell'accordo, l'ospedale si riservava anche il diritto di decidere sulla futura sorte delle ragazze adulte che continuavano a vivere nelle case ospiti. Prima di prendere la decisione di maritarsi o di farsi le monache, esse dovevano ricevere il consenso da parte del commissario dell'ospedale. Anche i tutori delle zitelle concesse a tempo nubile dovevano pagare una parte della dote di 100 scudi. Così come nel caso in cui la zitella fosse entrata in un monastero, l'ospedale era tenuto a versare la medesima somma a beneficio dell'ordine religioso prescelto dalla zitella. L'aspirazione dell'autorità dell'ospedale era fare in modo che il maggior numero possibile le educande si integrassero nella società tramite il matrimonio, ma se le autorità lasciavano ai maschi molta autonomia e libertà nella scelta del loro futuro, se dedicavano con particolare cura alla futura vita delle ragazze adolescenti, le preoccupazioni della direzione dell'ospedale per il futuro delle zitelle si esprimevano con richieste e condizioni molto severe a questi uomini che aspiravano a sposarle. Tutti quelli che volevano diventare mariti dell'educante ospedaliere dovevano essere prima scrupolosamente esaminati dal membri dell'ospedale. Le ragazze si maritavano in età molto giovane, ai 14-15 anni. Di solito si sposavano con i ragazzi di campagna o con artigiani che abitavano in piccoli centri. Al momento del matrimonio l'ospedale pagava per le sue educande 100 scudi della dote. Questo 100 scudi della dote, secondo i fonti,
era molto importante e alta, perché equivaleva 10 stipendi annuali, stipendi per 10 stipendi guadagnati, presi da un portiere ospedaliero dell'ospedale, stipendi per 10 anni, e equivaleva anche un stipendio annuale di un chirurgo, di un medico, di un medico principale dell'ospedale. Fin dalle sue origini, l'ospedale di Santo Spirito di Roma costituì la più importante istituzione caritativa del mondo cristiano. Dal modello elaborato per i Tovatelli approfittavano per secoli tutti gli altri centri dell'ordine, come pure le altre istituzioni che si occupavano dei bambini abbandonati. Soprattutto quel sistema seguivano le suore della carità. Si trattava di un sistema completo per quei tempi, del tutto moderno, che garantiva aiuto, protezione ed educazione ai bambini abbandonati per tutta la vita. Anche se i Trovatelli passavano di solito nell'ospizio solo una certa parte della loro esistenza, tuttavia restavano per tutta la vita sotto il suo controllo e la sua protezione. L'ospedale faceva la tutela e la difesa ai suoi ex abitanti anche dopo che si erano indipendenti e avevano fondato famiglie proprie. In generale, i Trovatelli provenienti dall'ospedale di Santo Spirito formavano un gruppo sociale di certo genere speciale e chiuso, costituivano un elemento abitativo dei paesi e delle cittadine dei dintorni della capitale dello Stato Pontificio. Bisogna aggiungere che molti cognomi che adesso troviamo in Italia, in zona di Roma, di Napoli, cognomi di esposti o proietti, e esposito, proietto, esposto, sono di sicuro successori proprio dei bambini, di suoi antecessori, dei ex esposti che nel 600, 700, 800 erano in ospedale, erano abbandonati. Perché i bambini abbandonati, soprattutto maschi, quando cominciavano la vita adulta indipendente, prendevano i nomi esposto o proietto. Non avevano i cognomi propri, allora si prendevano questi nomi. Essendo prima proietto, esposto, abbandonato, si chiamavano dopo nella vita adulta proietto Angelo, proietto Francesco, esposto Domenico, esposito. Senza dubbio l'ospedale romano adempiva la sua missione in una misura che non si trovava da nessun'altra parte. Lungo i secoli XVII-XVIII salvò la vita di circa 100.000 bambini indesiderati. Si può affermare che il sistema di protezione dei Trovatelli introdotto e praticato nell'ospedale di Santo Spirito di Roma fosse per quei tempi una soluzione ottimale, molto pratica, che non costituiva un peso per nessuno, ma era utile per tutte le parti e soprattutto per gli stessi Trovatelli. Grazie ad esso i bambini privati dei loro genitori naturali potevano essere allevati in maniera quasi normale presso famiglie sostitutive. Nello stesso tempo anche per gli abitanti di Roma e dintorni le varie forme di protezione sui Trovatelli erano dal punto di vista materiale una occupazione molto redditizia. Il problema dei bambini indesiderati, sempre vivo dai tempi più antichi e attuale anche ai giorni nostri, era sempre attuale da tempi antichi fino ai giorni nostri, ad oggi. Allora si pone una riflessione, e ciò che per risolvere questo problema potrebbero essere molto utili alcuni modelli di esperienze elaborati nell'ospedale di Santo Spirito nei secoli passati, naturalmente dopo una certa modifica e dopo averli adattati alle esigenze e alle realtà sociali contemporanee.
In questo modo i bambini abbandonati non rischierebbero più di finire nei cassonetti di immondizie, ma in una moderna culla incubatrice. Quelle due ultime frasi io ho citato perché ho preso da mio libro che ha scritto queste frasi il professor Gabriele De Rosa nel, come introduzione, come premessa del mio libro chiamato Il Brefotrofio del Santo Spirito di Roma. Questo era nel 2000 proprio. Io il libro sui bambini abbandonati in Polonia ho pubblicato nel 1998 e due anni dopo è uscito anche in lingua italiana, e per quel libro, quelle frasi nella introduzione ha scritto proprio professor De Rosa. In quel 20 anni fa ancora in Europa, soprattutto in Polonia, non ce l'hanno ancora questi sportelli, queste culle presso gli ospedali che ci sono adesso, ma proprio De Rosa aveva un desiderio che quel modello erbrato nell'ospedale di Santo Spirito nel Medioevo sia anche presente nei tempi nostri. Allora io ho finito la mia presentazione e grazie per avermi ascoltato, mi scusate per tutti i sbagli, per la fretta, forse per un po' per caos nella mia presentazione, ma volevo proprio presentarvi le mie ricerche sui bambini abbandonati a Roma e presentarle un sistema che era dopo molto sviluppato nei secoli prossimi. Grazie. Molte grazie, Marian. Molte grazie al professor Surdatsky. Non si deve scusare per l'italiano, perché parla un ottimo italiano, che io invidio molto. Spero che l'intervento sia stato utile anche agli studenti. E non ci spazio per domande adesso, perché abbiamo tempi un po' ristretti, ma mi auguro che poi in coda al nostro seminario ci sarà tempo per commentare e per approfondire. E allora cedo volentieri la parola alla professoressa Francesca Romananocchi, che ci parlerà appunto delle prime strutture assistenziali in epoca tardo-antica. Ecco, prego Francesca, a te la parola. Intanto buongiorno a tutti, voglio ringraziare l'Università Europea, Luigi Russo, Andrea Dessardo per questo invito, veramente graditissimo. Ho apprezzato moltissimo, devo dire, la relazione del professore, di una chiarezza cristallina e veramente interessante. Tra l'altro le incursioni nel mondo antico mi interessano particolarmente. La mia relazione si incentrerà sulla nascita degli enti assistenziali, come diceva appunto Andrea, in epoca antica e tardo antica, considerando un po' le diverse tipologie di questi istituti. E ho preparato un semplice PowerPoint, giusto perché possiate seguire in maniera magari più facile i testi che ho preparato, perché sono alcuni in lingua ma con traduzione. Ecco qui, dovrebbe essere... Vedete tutti? Tutto a posto? Penso di sì, 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 ottimo. Si vede perfetto. Benissimo. Allora, il mondo antico conobbe diverse forme di solidarietà. Il concetto di filantropia, humanitas, era parte integrante della cultura greco-romana, e l'assistenza ai bisognosi era una delle sue espressioni. Anticamente, però, non esistevano istituzioni socio-assistenziali intese come in epoca moderna. Del resto, nella cura dei pazienti, i confini tra magia, religione e medicina erano molto labili. Una forma primitiva di assistenza sanitaria fu rappresentata dall'Asclepieo, il tempio dedicato al culto del dio della medicina. Si tratta di una delle più antiche istituzioni dalle prerogative terapeutico-religiose. Al tempio erano infatti annesse delle stanze dedicate alla degenza dei malati, che si affacciavano su un porticato esposto a mezzogiorno.
Fra i più noti santuari spicca quello di Pergamo, fondato nel IV secolo a.C. e rimasto in auge fino al II secolo d.C., meta di numerosi pellegrini provenienti non solo dall'Asia, ma da tutto l'impero. La sua notorietà è dovuta al fatto che vi soggiornò Elio Aristide, che ci ha lasciato una testimonianza fondamentale della sua degenza nelle orazioni. Egli instaurò con il Dio guaritore un rapporto privilegiato, affidando ai sogni non solo la scelta delle terapie per la cura delle gravi condizioni di salute in cui versava, ma anche le personali scelte di vita. La sua opera illumina le pratiche cultuali e terapeutiche poste in atto nel santuario, che fungeva da vero e proprio luogo di accoglienza dei malati. In particolare evidenzia la relazione che gli antichi ponevano fra medicina e sogno. La terapia si basava appunto sulla tecnica dell'incubazione, in greco la parola è encoimesis, incubatio in latino. Negli spazi a ciò istituzionalmente deputati, appunto gli encometeria, i dormitori, e sull'interpretazione dei sogni a fini terapeutici. Il Dio poteva comunicare attraverso la teofania onirica, apparendo al paziente in sogno o ai sacerdoti del tempio, prescrivendo cure, oppure tramite voci incorporee. Talvolta il sogno non era chiaro e necessitava di un'attività ermeneutica fondata su richiami analogici. Nelle asclepie operavano in una virtuosa collaborazione non solo officianti del culto, ma anche medici, noti come per esempio Satiro di Pergamo, Teodoto e Asclepiaco. Perfino Galeno era un ardente servitore. In greco la parola servitore è proprio terapeutes, da cui poi terapeuta. Infatti Asclepio l'aveva guarito da quello che lui definisce un ascesso mortale. E infine vi erano i neocoroi, i custodi del tempio, che erano allo stesso tempo esperti del culto e di medicina, con incarichi di assistenza ai malati che potrebbero essere assimilati a quelli degli infermieri moderni. Il tempio era però anche un luogo di aggregazione, fornito di una biblioteca, di teatro, e oltre ad assicurare assistenza medica, forniva anche sostegno psicologico, grazie ai momenti di incontro e favorendo l'autoterapia. A Roma non era radicata una tradizione per la medicina come in Grecia. Secondo le fonti, il primo medico giunse dal Peloponneso nel 219 a.C. e la città gli attribuì uno iatreion, uno studio medico. Vennero riprese le teorie di Ippocrate e Galeno, ma il sentimento che si diffuse soprattutto fu di avversione e sfiducia verso i medici. Questo atteggiamento si spiega con l'ostilità per la penetrazione della cultura greca, che era vista come pericolo per gli antichi mores. Il capofila dell'opposizione fu Catone il Censore, che proibì al figlio Marco di avvicinarsi a questa scienza. Anche Cicerone non considerava la carriera di medico all'altezza del cittadino romano. Piuttosto, la disciplina era considerata come parte del bagaglio culturale di un uomo istruito, era appannaggio per lo più del pater familias, ma non era una specializzazione cui dedicarsi interamente. Lo dimostrerebbero la lunga digressione dedicata alle cure e rimedi terapeutici, spesso dettati dal buonsenso, che è contenuta nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio e il trattato di Aulo Cornelio Celso d'epoca tiberiana. A Roma non esistevano anticamente istituzioni permanenti per la cura dei malati. Si ha notizia della costruzione di un tempio dedicato a Esculapio nell'isola Tiberina in occasione di una grave epidemia scoppiata nel 293 a.C. nella città, dove vennero ricoverati tutti i malati. Leggenda e storia si intrecciano. Si narra che il Senato ricevette dai libri sibillini il responso di trasferire a Roma il culto del dio greco Asclepio e in questa occasione un serpente, simbolo del dio, salito sulla nave che partiva da Epidauro, giunse a Roma e nuotò fino all'isola Tiberina, dove venne fondato un tempio come ringraziamento al dio che aveva allontanato l'epidemia. In realtà la collocazione del ricovero fu determinata probabilmente da ragioni sanitarie, lo dice per esempio Plutarco nelle Questioni Romane, che consigliavano la degenza dei malati lontano dal centro della città per evitare la diffusione del morbo. Esso divenne in seguito luogo di cura di quegli schiavi che erano stati abbandonati dai padroni perché ammalati o infermi, e oggi il sito accoglie un ospedale privato. In realtà però a Roma la cura dei malati era soprattutto domiciliare. I ricchi venivano visitati a casa, mentre i poveri erano portati nella taberna, dove il medico prestava le prime cure e poi rispediti nelle proprie abitazioni. I primi veri e propri valetudinaria, da valetudo in latino salute, nacquero per la necessità della guerra intorno al I secolo d.C., legati alla cura dei soldati,
come naturale per un popolo estremamente pratico e bellicoso, quali furono i romani. Essi erano permanenti, ma esistevano anche ospedali da campo temporanei. In entrambi lavoravano i medici e i capsari. Capsa era la scatola che conteneva le bende. Organizzati in una rigida gerarchia militare, anche se le dimensioni di questi luoghi di cura variava a seconda dell'importanza della postazione militare. Le notizie sull'esistenza di istituzioni civili di questo genere sono, per i primi anni dell'impero, estremamente vaghe. Sembra piuttosto che nacquero strutture private legate a determinate categorie, come personaggi di rango imperiale, personale lavorativo nelle campagne e nei giochi circensi. La salvaguardia della loro salute costituiva un investimento per i loro padroni. Talvolta i medici trasformavano le proprie taverne in postazioni permanenti di ricovero, ma anche in questo caso non si può parlare di forme istituzionalizzate. Nel secondo secolo d.C. le città avevano uno o più medici comunali. Questi medici, detti archiatri, godevano di alcuni privilegi, per esempio non pagavano le tasse. Ma c'era anche una certa specializzazione nella pratica medica. Si parla infatti del medicus clinicus, del chirurgus, dell'ocularius e dell'auricularius. Gli studiosi dunque riconoscono per lo più che non si possa parlare fino ad epoca tardoantica di ricoveri o strutture assistenziali standardizzate o permanenti. Esse non facevano parte della regolare pratica della medicina nell'antichità. Le taverne mediche erano piuttosto assimilabili a ambulatori medici moderni, mentre valetudinaria, come sottolinea uno dei più importanti studiosi della storia delle istituzioni assistenziali, Mattioli, erano legati ad interessi familiari, gentilizi o statali. Del resto, essi diedero un grande impulso in epoca tardoantica, e qui appunto veniamo all'epoca di cui ci interesseremo, sotto la spinta della carità cristiana alla nascita di istituti di soccorso organizzati. L'assistenza ai malati divenne compito primario dei cristiani. L'importanza deputata a questo aspetto si spiega con lo spirito di carità che era connaturato nel pensiero evangelico e che aveva un ritorno sia per il bisognoso che per il donatore. Vedete, ho raccolto alcune fonti importanti in questo senso. Giustino raccomanda a chi possiede beni di assicurare soccorsi agli orfani, alle vedove, a coloro che la malattia o qualche altra causa ha ridotto all'indigenza, ai prigionieri, agli stranieri. Lattanzio dirà che opera di grandissima carità prendersi cura e aiutare i malati a cui è mancata l'assistenza. La stessa attenzione è rivolta all'ospitalità dei pellegrini, come ricorda Agostino. Attribuita importanza all'ospitalità, per mezzo di questa si giunge a Dio. Accogli l'ospite di cui tu sei compagno lungo il cammino, dal momento che tutti siamo pellegrini. Ora, per il sostegno ai bisognosi, in un primo momento la Chiesa fa capo alle parrocchie e al vescovo come la guida più influente delle comunità. Basti qui ricordare i medici cristiani Cosme e Damiano, detti anagyroi, cioè che esercitavano gratuitamente il mestiere, o i vescovi come Cipriano, che raccolsero intorno a sé una serie di cristiani animati da ideali filantropici che soprattutto nei monasteri di grave pestilenza si adoperavano come barellieri, cosiddetti parabolani. Ma è soprattutto in Oriente che però si sente l'esigenza di creare strutture stabili per la cura dei bisognosi. Ragioni sociali, demografiche e perfino religiose ne favoriscono la nascita. È in Oriente che a partire dal IV secolo d.C. si ha la maggiore crescita numerica di abitanti che si trasferiscono in città, soprattutto a Costantinopoli, moltiplicando così i casi di povertà e indigenza e favorendo la diffusione delle malattie. Ingenti erano anche i flussi migratori verso le Terre Sante. Per questo più rapidamente si sviluppa anche il senso di solidarietà, ma soprattutto lo Stato e la Chiesa si fanno carico più concretamente che in Occidente di quella politica dei benefici, della cura dei bisognosi, l'accoglienza dei pellegrini, il bisogno dei bambini, anche se in alcuni casi la componente filantropica si intreccia a ragioni di interesse e propaganda personale o religiosa. A partire da questo periodo, dunque, si affianca il sistema di assistenza e di cura medica che fino ad ora aveva operato in forma informale e solipsistica da parte della Chiesa, a istituzioni più organizzate, dove operano medici specializzati. Nascono, sovvenzionati da mecenati, per lo più imperatori, imperatrici, nobili, gli ospizi per gli anziani, i gerontocomeia, gli orfanotrofi, gli orfanotrofeia, i brefotrofi. In realtà questo termine all'inizio nel mondo latino
si distingue perché questi istituti accoglievano i bambini nati fuori dal matrimonio, mentre appunto gli orfanotrofi originariamente accoglievano proprio i bambini abbandonati. Luoghi di ospitalità per gli stranieri e i pellegrini, senotocheia, i ricoveri per i malati cronici in fin di vita, i nosocomeia, per i poveri, ptocheia e ptocotrofeia, i lebbrosari, come lo zotico di Costantinopoli. Tutti questi termini fanno la loro comparsa intorno al IV-V secolo d.C., li troviamo tutti nel Codex Justiniani. La loro etimologia richiama enti di beneficenza specializzati, perché il verbo comeo, che compone appunto questi nomi che vi ho appena elencato, indica quegli istituti deputati all'assistenza medica dei degenti, mentre il verbo trefo all'alleviamento di certe forme di sofferenza e assistenza a categorie fragili come anziani o orfani. Si è detto però che molti ospedali nacquero anche al fine di cooptare adepti alle diverse professioni religiose. Non è un caso che a sponsorizzarli furono anche le fazioni degli ariani. Aezio, fondatore degli Anomei, ariani intransigenti, praticò la medicina ad Antiochia. Eustazio Pontico, anch'egli ariano, fondò un optokaion per i disabili a Sebaste. Di contro, i cristiani risposero con San Giovanni Crisostomo, che aprì gli ospedali di Antiochia e Costantinopoli, ma soprattutto Basilio, vescovo di Cesarea, che fondò la Basiliade, un complesso che, oltre ad edifici ecclesiastici, comprendeva un locale per ospitare gli stranieri, un ospizio per i poveri e un ospedale, con tanti reparti quante erano le tipologie di malati, dove lavoravano monaci con competenze mediche. La dedizione di Basilio fu tanta e così personalmente coinvolgente che Gregorio di Nazianzio annovera la Basiliade fra le meraviglie del mondo. Tale struttura, come era prevedibile, attirò le critiche di quanti ventilavano un interesse propagandistico. A tutti questi Basilio rispose rivendicando a sé una disinteressata e sincera vocazione filantropica. Verso la fine del IV secolo nascono le prime strutture ospedaliere anche in Occidente, soprattutto a Roma. Paolino di Nola fondò uno xenodochio a San Felice. Girolamo ci parla del nosocomio di Fabiola, che curava personalmente i malati, lo vedete nell'endout, adesso per ragioni di tempo abbrevio. Sempre Girolamo ci dà notizia dello xenodochio del senatore Pammachio, la cui localizzazione è ancora oggi oggetto di discussione. Sempre a Roma era presente lo xenodochium Anichiorum, legato a una delle più prestigiose famiglie aristocratiche del V-VI secolo, gli Anici, e lo Xenodochium a Valeris, attestati entrambi sia dalle fonti letterarie che da testimonia epigrafica. Di natura differente dovettero invece essere i Pauperibus Habitacula ab Beatum Petrum, ab Beatum Paulum e ad Sanctum Laurentium. La localizzazione nei pressi dei santuari farebbe pensare che l'accoglienza dei pellegrini fosse fra le loro prerogative, ma che l'assistenza non fosse limitata solo a loro, ma piuttosto anche ai senza tetto. Il Liber Pontificalis ci informa che furono istituiti da Papa Simmaco. L'ampia diffusione di questi istituti d'assistenza di matrice cristiana mise in allarme l'imperatore Giuliano, che, spinto dal desiderio di rianimare il paganesimo, in una lettera ad Arsacio raccomanda di costruire Xenodochia. Egli riconosce che la Chiesa provvedeva anche all'assistenza dei mendicanti pagani, agli orfani, e intende così cristianizzare il paganesimo nei suoi costumi. In realtà egli opera sotto la spinta di uno spirito competitivo che lo induce a interpretare la carità cristiana come il motivo principale di successo dei suoi rivali. Scrive dunque a questo proposito: per quale motivo dobbiamo pensare che rendere onore agli dèi sia sufficiente quando, piuttosto, sembra che è la loro, cioè dei cristiani, cura per i pellegrini, per le tombe dei morti, la loro santità che ha incrementato l'ateismo? Devi realizzare in ogni città numerosi xenodocheia, in modo che gli stranieri si rendano conto anche della nostra filantropia. La sostanziale differenza fra gli istituti orientali e occidentali consiste nel fatto che questi ultimi erano numericamente limitati e soprattutto che erano onnicomprensivi, senza specializzazione di ambito, con una prevalenza delle strutture di accoglienza dei pellegrini. Del resto, che l'Oriente riguardo alla nascita di questi istituti abbia un diritto di prelazione è testimoniato anche dal fatto che essi vennero chiamati con il termine greco xenodochia e non con l'equivalente latino ospitalia, che prese piede solo molto più tardi.
Un altro aspetto che emerge è che gli xenodochia occidentali più antichi hanno origine dall'evergetismo dei privati, come risulta dalle lodi espresse nelle lettere di Girolamo e dalle epigrafi commemorative, ma soprattutto dal gentilizio dei nobili fondatori, probabilmente legato a esigenze di celebrazione della famiglia, mentre la fondazione di quelli di fine V secolo sembra essere collegata ai papi. La collocazione topografica nei pressi di santuari lo sancirebbe in quanto determinata ad esigenze di proselitismo e pellegrinaggio. Il IV e il V secolo furono quindi caratterizzati da fondazioni e opere pie. Un cambiamento sostanziale nella gestione degli ospedali avvenne probabilmente in epoca giustinianea, quando tutti i medici statali vennero cooptati in queste strutture, le quali divennero inoltre luoghi di formazione. Nelle istituzioni ospedaliere lavoravano anche i monaci in funzione medica o paramedica, ma solo coloro che non ritenevano incompatibile l'esercizio pratico dell'assistenza misericordiosa con la vita contemplativa della loro missione. In effetti, con l'ascesa del monachesimo, molti degli sforzi caritatevoli vennero emanati anche da queste strutture. Nacquero all'interno dei monasteri le infermerie come strutture sanitarie, inizialmente solo per la cura dei monaci, poi aperte ai civili. Nei monasteri vi era un monacus infirmarius, una sorta di infermiere, farmacologo e speziale, poi integrato dall'aiuto di medici esterni. San Benedetto da Norcia è il primo a stabilire diritti e doveri del medico nei monasteri. Vi leggerò solo una piccolissima parte del capitolo 36, che è dedicata appunto agli infermi. L'assistenza degli infermi deve avere la precedenza e la superiorità su tutto, in modo che essi siano serviti veramente come Cristo in persona, il quale ha detto di sé: sono stato malato e mi avete visitato, e quello che avete fatto a uno di questi piccoli lo avete fatto a me. I malati però riflettano a loro volta che sono serviti per amore di Dio e non opprimano con eccessive pretese i fratelli che li assistono, ma comunque bisogna sopportarli con grande pazienza, poiché per mezzo di loro si acquista un merito più grande. Non solo quindi nei monasteri, qui ovviamente riprendo la relazione perché per questioni di tempo, non solo nei monasteri ci si specializzava nella realizzazione delle medicine con l'aiuto di erbe, ma esistevano anche delle farmacie, gli armaria pigmentariorum, ambulatori dotati di attrezzature che costituirono una delle principali forme terapeutiche di esercizio organizzato della medicina. Occorre anche ricordare che grazie ai monasteri che vennero tramandate le opere che permisero la trasmissione del sapere farmacologico e la letteratura medica antica. Prima di giungere a delle conclusioni, vorrei fare una brevissima incursione in ambito giuridico, accennando alle cosiddette fondazioni, un po' come oggi lo è le nostre fondazioni ONLUS, che verso il 100 d.C. nacquero a Roma. Anche i romani, quindi, come avviene oggi, sentirono il bisogno di devolvere parte dei loro beni per uno scopo assistenziale. Tali istituzioni possono essere definite fondazioni indirette. Esse si basavano su legati o eredità che erano state lasciate ai municipi o ai collegia, che provvedevano così ai bisognosi. Emblematica in questo senso la testimonianza di Marciano: se è stato lasciato qualcosa alle città, ogni cosa ha validità, sia che sia lasciata per la distribuzione o per opere di bene, sia per il sostentamento e l'educazione dei fanciulli, sia per qualsiasi altra cosa. Le città e i collegi, intesi come enti privati, erano i primi destinatari dei beni perché grazie alla maggiore garanzia della loro perpetuità potevano assolvere alla funzione disposta. L'acquisizione era legata all'adempimento dell'officium. Plinio, ad esempio, parlo di Plinio il Giovane, che voleva beneficare i poveri della città, fece un lascito alla città di Como perché indirettamente devolvesse ai poveri i proventi dell'amministrazione dei suoi fondi. Il primo imperatore che si impegnò concretamente nella sussistenza dei giovani bisognosi fu Nerva, che fondò istituzioni assistenziali per il nutrimento dei bimbi e la diminuzione della mortalità infantile. La politica degli alimenti venne promulgata da Traiano, prelevando il denaro dal fisco e venne da lui affidata al curator alimentorum. E così proseguirono Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Severo Alessandro.
La svolta si ebbe con Costantino, che promulgò una legge nel 321 con cui riconosceva alla Chiesa la capacità successoria. I beni ereditati dovevano essere impiegati per lo più a fini assistenziali. Lo stesso Costantino si impegnò nell'assistenza ai genitori che non potevano provvedere al sostentamento dei figli o alla loro istruzione, e alle vedove e agli orfani, alle vergini. In questo modo la Chiesa si faceva tramite fra i donatori, il cui evergetismo, si è detto, aveva caratterizzato la nascita delle prime istituzioni assistenziali ad opera delle grandi gentes, e i beneficiari, amministrando fondi e denaro. La presa di possesso da parte della Chiesa dell'organizzazione assistenziale è la conseguenza della scomparsa dell'aristocrazia senatoriale e la preminenza attribuita al vescovo dalla legislazione bizantina del VI secolo. In conclusione, lo stretto legame fra cristianesimo e la nascita delle istituzioni d'accoglienza terapeutiche è dovuta al fatto che il bisognoso è colui che è malato nel corpo, ma è anche sconfortato nell'anima. La missione della Chiesa si specchia perfettamente in questa duplicità. Del resto, come si è cercato di evidenziare, le strutture assistenziali sono caratterizzate in epoca antica e tardo-antica da un'estrema eterogeneità, sia di funzioni che di tipologie organizzative. Non sempre, ad esempio, esse dipendevano da una struttura religiosa, ma spesso erano ispirate al volere divino. In questo senso sono fondamentali i documenti riportati alla luce in Egitto, in particolare il ben noto papiro Cairo Maspero 2, 67-151-152, che testimonia nella città di Antinoe una fervente attività medica nel VI secolo, gestita da una famiglia di archiatri impegnata a mantenere in vita una primitiva forma di servizio sanitario. Qui Flavius Foibamon, che amministra uno xeneon ereditato dal padre, esprime per la sua volontà di lasciare la gestione al fratello, chiarendo in modo esemplare con quanta serietà gli antichi assumessero l'onere delle istituzioni assistenziali. Riporto la traduzione di un passo del papiro nella versione di Isabella Andorlini, ai cui studi si deve l'illuminante scoperta. Per quel che riguarda la gestione complessiva, la cura, la supervisione del nostro prezioso Xeneon, che abbiamo ereditato da nostro padre, io dichiaro, desidero, ordino che tutta la preoccupazione, cura e previsione dovuta ai malati sia sostenuta, portata a compimento con diligenza, senza risparmio di energie e ripensamenti, come opera di misericordia nel timore di Dio, con dedizione e convenienza da parte del mio amato fratello Giovanni. E conclude dicendo che ai bisognosi occorre assicurare continuità nell'opera di assistenza, servizio e benefici agli ammalati. Lo scongiuro, rivolgendosi al fratello, davanti a Dio di non prendere con leggerezza questo serio compito di Dio. Quindi concludo che ciò che si evince chiaramente da questa testimonianza è che questi istituti assistenziali, laici o cristiani che fossero, contenevano già le basi etiche per la realizzazione delle moderne strutture ospedaliere e di accoglienza. Grazie. Grazie molte. Adesso so che devi lasciarci e mi dispiace, vero? Sì, posso rimanere un'altra decina di minuti purtroppo, sì, però... Va bene. Grazie a voi veramente. Occasione, insomma, anche di approfondimento di studi e anche la relazione, appunto, ripeto, del professore interessantissima, ha toccato anche argomenti che a me sono particolarmente cari sul mondo antico, quindi grazie davvero, davvero grazie. Grazie. Io ho avuto modo di studiare la casa delle derelitte di Udine, che era un'istituzione che accoglieva appunto solo bambine abbandonate nell'Ottocento, e quindi confrontarmi con studi analoghi mi è molto utile, anche perché non ho toccato niente sull'argomento, sono studi che ho fatto ma senza arrivare mai a concludere, a portarli a stampa, ecco. Va bene, allora di nuovo grazie alla professoressa Nocchi. Adesso ho il piacere di introdurre Sara Navarro Lalanda, collega all'Università Europea di Roma, appunto una musicologa, che ci illustrerà, come anticipato, le istruzioni dei conservatori, considerate anche, come si diceva, come istituzioni di accoglienza per orfani e bisognosi. Bene, grazie. Sara, a te la parola, hai 20 minuti di tempo, come stabilito. Prego. Prima di tutto, grazie, ringrazio il professore Tessardo, anche il professore Russo,
per questa opportunità sicuramente di riunirci in questo webinar e anche di trovarci su un argomento che, se sembra lontano dall'inizio, il conservatorio, come vedremo, anche ha un aspetto anche musicale. Cominciamo direttamente dalla definizione. La definizione offerta anche dal dizionario della lingua italiana del Treccani definisce il termine conservatorio come istituto di istruzione per fanciulle, generalmente tenuto da monache, o anche come luogo di ricovero per poveri, specialmente donne e fanciulle. Sarà la seconda definizione, quella che ci porta, no, un senso musicale. Definisce il conservatorio come istituto di istruzione musicale costituito da tante scuole quanti sono gli insegnamenti che vi impartiscono, di durata variabile tra 5 e 10 anni. Il termine conservatorio deriva dal verbo latino conservare. La trasformazione in scuola in scuole musicali avvenne nel 500, quando gli artisti cominciarono ad essere molto richiesti dal mercato. Il ruolo degli antichi conservatori va inquadrato infatti nelle più ampie politiche di carità e beneficenza attuate in età moderna anche nei diversi stati europei, a cui il regno di Napoli non era indifferente. In questo contesto sorge la domanda: che tipologie di professionisti in campo musicale si cercasse all'epoca? Come abbiamo detto, Napoli, nella prima metà del Settecento, era senza dubbio una delle città più vivaci dal punto di vista musicale. Di fatto, a Napoli sorsero ben 4 orfanotrofi divenuti poi conservatori. Il primo, come vediamo nella mappa, tutti sono conservatori che si trovano una ratio di non più di 5 chilometri, per quello sono anche in una zona vicina l'uno tra l'altro. Il primo conservatorio, il Conservatorio di Santa Maria di Loreto, nasce nel 1535, quando un semplice artigiano che costruì una cappella nei pressi della chiesa di Santa Maria di Loreto, al fine di aiutare a raccogliere elemosine per i bambini orfani e poveri di ambo sessi, creano questa istituzione anche a modo assistenziale. Nel 1537 lo spagnolo Giovanni di Tapia vi costituì di là l'orfanotrofio propriamente detto e fu affidato poi alle cure dei padri somaschi, i quali si occuparono dell'insegnamento della grammatica, della filosofia, della religione e delle scienze. Sentiamo in questo modo, no, una formazione integrale. Non si sa però quando iniziò lo studio della musica. Si ha notizia di un maestro di cappella che prestò servizio nel 1633. Quindi la trasformazione doveva essere più o meno, avvenne sicuramente tra queste date, tra il 1565, che abbiamo un primo riferimento, o al 1633, che abbiamo la data precisa del maestro di cappella. Fu sotto la direzione di Francesco Provenzale, nel 1664, che la scuola iniziò a riscuotere notevoli successi. Anche il celebre Scarlatti, uno tra i più famosi compositori d'epoca italiano, no? Soprattutto nell'ambito dell'opera, del fine XVII e l'inizio del XVIII secolo. Per un mese, sappiamo, nel 1689, prestò servizio come primo maestro. Nel XVIII secolo si annoverano altri grandi maestri della scuola musicale napoletana. Per esempio vediamo a Nicola Porpora, che fu anche uno dei più celebri compositori della epoca, soprattutto per quanto riguarda l'ambito operistico. O anche Francesco Durante, chi da bambino studiò al Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. Come osserviamo, diventò un circuito musicale circolare dove gli alunni diventavano dopo docenti. Il secondo conservatorio fu il conservatorio di San Onofrio, che faceva capo agli artigiani e ai commercianti di stoffe. Diventò effettivamente una scuola di musica nel 1653, quando risultano menzionati 11 allievi, 2 maestri di canto e un maestro di cappella. Gli scolari, di quali almeno una parte erano castrati, avevano come compito principale accompagnare le processioni e gli oratori, vale a dire composizione musicale di ispirazione religiosa. Nella prima metà del Settecento
Grandi nomi della musica napoletana insegnavano in questo conservatorio. Abbiamo già menzionato, no, anche nel conservatorio precedente, come c'era Francesco Durante, anche lo troviamo in questo conservatorio. Lo stesso succede con Nicola Porpora, vale a dire, notiamo uno scambio di professionisti anche tra i conservatori, ma anche possiamo mostrare altri autori, come altri insegnanti, come Francesco Feo, Girolamo Avos, tra altri. Il terzo conservatorio fu conservatorio fondato da un terziario francescano, mi sto riferendo al Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, che fu frammentario, di questo conservatorio sono frammentarie le notizie che ne abbiamo. Fu anche chiuso presto, no, all'inizio del Settecento, per gravi fatti di cronica nera. Ebbe tra i suoi alunni e dopo docenti il famoso Pergolesi, questo prestigioso, no, compositore, che anche se nella sua traiettoria, no, possiamo vedere che lui ha una formazione integrale anche nell'ambito musicale, visto che per esempio nel 1731 compone come stadio finale del conservatorio il dramma sacro I prodigi della Divina Grazia nella conversione e morte di San Guglielmo Duca di Aquitania, ma invece noi lo conosciamo sicuramente per tutta l'opera buffa, no? Anche l'intermedio buffo della Serva Padrona che vediamo nella immagine. L'ultimo conservatorio che vorrei mostrare, no, di questa epoca, era il Conservatorio di Santa Maria della Pietà. Quarto e ultimo conservatorio, no, è l'orfanotrofio, diciamo, cominciò come orfanotrofio di Santa Maria della Pietà, fondato nel 1583, grazie all'opera dei laici appartenenti alla confraternita dei Banchi alla Croce. Questo conservatorio fu originariamente anche adibito a orfanotrofio e sicuramente fu il conservatorio più organizzato, trasformandosi in conservatorio nell'ambito musicale nel 1622, nel momento del massimo splendore, con anche compositori come, o docenti come, Provenzale, Fago e Leo. Dopo i moti rivoluzionari del 1799, tre dei quattro conservatori furono chiusi e rimase soltanto questo, quello dei Turchini. Dopo aver inglobato il conservatorio di San Onofrio a Capuano e quello di Santa Maria di Loreto, fu estinto e nel 1807 nacque il Real Collegio di Musica. Il Real Conservatorio quindi viene collocato nell'edificio del monasterio di San Sebastiano in questo anno, nel 1808, e noi vediamo qua il suo primo regolamento, quello del 1809, dal quale ho preso gli obblighi quotidiani degli studenti per vedere che tipologia di formazione avevano. Come si può osservare nella immagine, tutti gli studenti si svegliavano, dopo avevano un momento di pulizia, la messa, l'studio della musica, il momento di refezione, dopo nuovamente andavano a scuola, alla scuola di musica, ricreazione, pranzo, nuovamente ricreazione, e dopo il pomeriggio occupavano il tempo nell'ambito integrale, no, della formazione delle lettere. Dopo c'era sì la passeggiata, dopo l'studio delle spartiti musicali, cena e riposo. A seguito della venuta concessione dei locali di San Sebastiano ai padri gesuiti, nel 1826 si attua un nuovo trasferimento dell'istituzione in quella che è l'attuale dimora a cui si ispira la trasformazione della denominazione. Stiamo parlando del Real Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella. È interessante osservare come Giovanni Battista Chiarini, nel 1858, nell'aggiornamento delle notizie del bello e dell'antico e del curioso della città di Napoli, scrisse che il metodo che vi si osserva è quello della scuola del Durante, quello che abbiamo nominato, no, dei primi orfanotrofi, dei primi conservatori, del Finaroli e dello Zingarelli. Quanto all'istruzione letteraria, nelle ore di vespro si esercitano nelle lettere italiane e latine, nella filosofia, nella lingua francese, nella calligrafia e anche nella declamazione. Vale a dire, avevano una formazione, possiamo dire, a 360 gradi. Come riferito da Giuseppe Giglio, allo stesso scopo sorsero a Venezia istituzioni musicali, ma non chiamate conservatorio. Noi adesso parliamo degli ospedali.
l'ospedale della Pietà, dei mendicanti, degli incurabili, di San Giovanni e San Paolo. In queste istituzioni lavoravano i più famosi compositori dell'epoca, come Francesco Gasparini, Johann Rosenmüller o il conosciuto Antonio Vivaldi. Come funzionava? Nell'istituto venivano accolti figli illegittimi e bambini nati da famiglie molto povere e da madri incapaci di allattare. E la conduzione dell'istituto veniva data alle suore della carità per la cura morale. E dopo anche partecipavano quelle che chiamavano come le figlie di comune, che facevano i lavori di cucitura, badavano la pulizia, la cucina, ma anche c'era un ruolo più significativo, quello delle figlie di coro, che erano le musiciste. Erano una sessantina, ma solo la metà di loro suonava o cantava nello spazio limitato delle cantorie della chiesa. Ma avevano una funzione importante, quella di insegnare musica alle bambine mandate alla Pietà, anche venivano da diverse parti dell'Europa per apprendere l'arte della musica. Queste bambine erano denominate figlie in educazione. Entravano in istituto all'età di 2 anni e potevano rimanere fino a 16. Queste figlie di coro, no, le maestre, avevano anche un trattamento privilegiato. Ho trovato, no, che per esempio le davano, potevano godere di cibo migliore e più abbondante, e andavano spesso presso le famiglie dei governatori per recuperare la salute. La musica alla Pietà era soprattutto musica sacra che i grandi maestri come Vivaldi componevano per le figlie di coro, ma a volte ho trovato anche che si rileva che negli archivi erano le stesse figlie a comporre la musica che suonavano. Vediamo adesso che è successo con il resto d'Europa. Ci sono anche istituzione educativa, è utilizzato il termine conservatorio in altri paesi, le prime istituzioni musicali statali prevedono assistenza per orfani bisognosi, erano luogo anche di conservazione della musica, vale a dire avevano delle biblioteche, degli archivi. Qua ho fatto una enumerazione dei primi conservatori che possiamo denominare come statali. Sappiamo che il primo è quello di Parigi, no? E dopo a immagine di quello di Parigi si stabiliranno tutto il resto anche dei regolamenti di questa istituzione. Analizzeremo poco a poco tutti quelli che hanno il nome di conservatorio. La prima cosa da dire è che il termine conservatorio è stato utilizzato soprattutto, e dico soprattutto, nei paesi di lingua latina. Perché dico soprattutto? Perché per esempio anche troviamo il conservatorio di Praga con questo nome, come conservatorio l'ho tradotto, ma anche usa questo nome. Prendendo come riferimento sicuramente il modello italiano napoletano dal momento della creazione delle istituzioni musicali pubbliche. Analizziamo ognuno di questi conservatori. Il primo, ci troviamo adesso nel caso francese. L'educazione musicale pubblica in Francia fu istituita già nel Rinascimento con Versailles sotto Luigi XIV, che istituì la musica come un affare reale. Il potere monarchico crea poi le prime accademie di insegnamento, vediamo l'Académie Royale de la Danse, l'Académie Royale de Musique e anche quella drammatica, declamazione, che andavano sempre legate alla musica, musica, declamazione e anche ballo in qualche modo. Un'altra origine fu la musica della Guardia Nazionale, la musica militare, organizzata nel 1789, che successivamente fu trasformata in scuola musicale o comunale di musica nel 1792 e dopo in Istituto Nazionale di Musica nel 1793, che è questo il vero origine dell'attuale Conservatorio di Musica di Parigi. Come osserviamo, il termine conservatorio fu adottato fuori dall'Italia e soprattutto in questo conservatorio. A volte perplessi, no? L'utilizzare, no, in questo conservatorio francese questo termine, ma troviamo qua in uno dei giornali dell'epoca di Parigi il come l'istruzione del primo conservatorio parigino fa riferimento all'influenza italiana sia del conservatorio o degli orfanotrofi conservatorio di Napoli che anche quelli di Venezia, e anche si fa riferimento alla gratuità della formazione. Qua
arriva il dubbio. Questa istituzione, la parigina, prevedeva una formazione gratuita e assistenziale per orfani bisognosi, come stavamo vedendo con quella napoletana e anche quella veneziana? E la risposta è un sì, ma gli allievi della Regia Scuola di Musica del Conservatorio Parigino, no, sottoscrivevano al momento della loro ammissione alla scuola l'obbligo di rimanere per 3 anni al servizio del Teatro Regio su quale erano stati chiamati. Vediamo che per fare questo, per rimanere, no, in questi 3 anni di servizio, avevano un stipendio, il primo anno 2.400 franchi, il secondo 3.000 franchi e il terzo 3.600 franchi. Continuando con l'studio di questo conservatorio di Parigi, vediamo che dall'inizio c'è una biblioteca, questa è l'epoca, nel 1800 diciamo, in questi anni nascono tutti i trattati e metodi di musica che saranno fondamentali durante tutto il secolo XIX. Le diverse parti di insegnamento che vediamo, no, qua la seconda parte della slide, possiamo vedere che c'erano 79 professori, dei quali soltanto vediamo professori nell'ambito musicale e anche della declamazione, vale a dire la formazione non era integrale come c'era stata negli altri conservatori. Il secondo conservatorio che dobbiamo studiare è quello di Milano, è l'Imperiale Regio Conservatorio di Musica, che è nato nel 1808. Studiando il suo regolamento, uno dei principali regolamenti che ha, che è quello del 1824, osserviamo prima un'evidente impronta reale. Si dice che i professori sono nominati da Sua Maestà l'Imperatore e il Re dietro proposizione del governo di Lombardia. Ma anche osserviamo nel quinto articolo di questo regolamento che sono stabilite nel conservatorio 24 piazze gratuite, vale a dire che si prende nuovamente la gratuità della formazione. Come si sceglieva questi alunni? È stato anche importante vedere soprattutto l'ultimo punto, no, di questo articolo, dove dice che prendevano a quelli studenti dei quali i genitori non potevano provvedere da sé soli all'educazione dei loro figli. Ma com'era la formazione di questo conservatorio? Vediamo l'elenco di tutti i professori di musica, ma anche nelle ultime lettere osserviamo che sì, c'è anche il professore di declamazione, delle lettere e degli elementi di geografia e storia. Continua a essere una formazione abbastanza integrale, e anche il professore di ballo che hanno incluso. E l'altro punto importante è vedere se c'era anche una biblioteca, un conservatorio, e osserviamo positivamente che sì c'era, e che il professore di composizione era quello che custodiava questo archivio di musica. Quando finivano la carriera, l'obbligo che avevano gli studenti di questo conservatorio italiano, di questo conservatorio milanese, era prestare il primo anno di servizio nei teatri di Milano, con una remunerazione che, diceva, sarà giudicata equa e proporzionata all'abilità dell'alunno. Seguente conservatorio era quello di Praga. Vediamo che soltanto già ci manca il conservatorio di Praga. Dopo abbiamo due conservatori che non hanno il nome, no, di conservatorio, non utilizzano questa terminologia, e l'ultimo che sarà il conservatorio spagnolo. Del conservatorio di Praga non ho avuto il regolamento, ma sì, mi è arrivata una lettera con la traduzione di quello che era in parte il regolamento d'epoca, si è fatto mandare al Conservatorio Spagnolo nel 1830 il ministro Campuzano. Vale a dire, il Conservatorio Spagnolo nel 1830 stava creando il suo conservatorio statale e ha chiesto i regolamenti di diverse istituzioni, tra quelli questo di Praga, dove possiamo osservare che non solo c'erano la formazione musicale specifica, ma anche c'erano materie come la religione, la lingua tedesca, la prosodia, la declamazione, la mitologia, la storia della musica, l'aritmetica, storia naturale, geografia, storia universale. Vediamo che c'è una formazione più che integrale.
di questo conservatorio. Non sappiamo se c'era una biblioteca o un archivio, e neanche come era, se era gratuito oppure no la formazione. Era un conservatorio che è stato fondato nel 1808 da aristocratici e borghesi locali, vale a dire che non aveva un'origine assistenziale. L'ultimo caso, quello che parla della Spagna, è molto simile allo scenario italiano, perché non comincia direttamente con la formazione nel 1830 di un'istituzione statale. Abbiamo anche prima altre istituzioni, come il Collegio de San Ildefonso, che è la più antica istituzione dedicata all'infanzia a Madrid, e che per anni si è occupata degli orfani di funzionari pubblici, anche se attualmente gli studenti sono bambini regolari di Madrid. Le sue origini risalgono al 1543, anno in cui Carlo V concesse un regio decreto che dotò il collegio dei beni necessari per i suoi scopi. La loro attività sia interna che esterna, celebravano liturgie, feste pubbliche, ma anche le lotterie, che questa sarà l'attività sicuramente più importante. I bambini di San Ildefonso sono molto popolati in Spagna, poiché cantavano i numeri della lotteria nazionale dal 1771. Osserviamo che qual era la pratica. Abbasso un po' il volume mentre così parlo. E dovevano selezionare i bambini con buon timbro e una pronuncia chiara, e erano addestrati per leggere, come stiamo vedendo, i numeri della lotteria. Ok, credo che era semplicemente un esempio. Ma c'è anche un'altra istituzione, il Collegio de Niños Músicos de Santa Barbara. Pedro de Repide riferisce che la vecchia casa dei Caponi era, sì, come vediamo, sulla strada Leganitos, molto vicino al nostro Palazzo Reale, al Palazzo Reale di Spagna. Questa istituzione fu fondata da Filippo II, vale a dire il figlio di Carlo V che abbiamo visto dell'altra istituzione. E che volevano? Volevano reclutare, come succedeva già nel pontefice romano, i bambini che formassero parte della cappella di palazzo. Dovevano essere castrati per raggiungere la perfezione della loro voce di contralto e mezzo soprano, come era qua, no? Anche a Roma. L'istituzione che aveva Farinelli tra i suoi direttori fu sciolta con il regno di Ferdinando o Fernando VII, e l'istruzione passò a quella del Conservatorio, il Real Conservatorio di Musica e Declamazione Maria Cristina, che nasce nel 1830 con la fondatrice, che fu Maria Cristina de Borbón due Sicilia, che, come vediamo, è la quarta moglie di Ferdinando VII. Lei è una principessa napoletana, no? Della corte delle due Sicilia, figlia di Francesco I delle due Sicilia e della sua seconda moglie, Maria Isabella Borbone di Spagna. Vale a dire, lei conosceva perfettamente quello che succedeva nell'ambito musicale nella corte napoletana. Nel suo regolamento osserviamo che c'erano alunni gratuiti, assistiti, di mezza pensione, contribuenti. Se andiamo avanti, si vede anche che la formazione era soprattutto musicale, ma anche si trova la lingua castellana, lo spagnolo, e anche la lingua italiana, come era stato anche fatto nel Conservatorio di Praga. Anche si vede che una volta finita la formazione, qua gratuitamente dovevano assistere all'orchestra dell'istituzione, e osserviamo anche che c'è un archivio dai primi anni del Conservatorio. In conclusione, il termine conservatorio fu utilizzato come luogo di assistenza per orfani e bisognosi, ma anche come realtà di conservazione della musica. Durante i secoli, vediamo anche XVI, XVII, principalmente a Napoli, e viene adottato dal Conservatorio di Parigi nel 1795 e in generale nel secolo XIX per definire le istituzioni musicali statali. Le prime istituzioni educative musicali, quelle pubbliche, non in tutti i casi hanno origine assistenziale, sebbene in Italia e Spagna nascono in un contesto di assistenza per orfani bisognosi. In Francia abbiamo visto che prima c'era un'origine nelle corti e anche poi militare attraverso la Guardia Nazionale.
Tra le caratteristiche dei primi centri assistenziali che rimangono nelle istituzioni educative musicali statali troviamo in primo luogo la formazione integrale, soprattutto in Italia, in Praga, anche più leggera anche in Spagna. Anche la presenza della formazione assistenziale gratuita, no? Abbiamo visto in Francia, in Italia, anche se dopo hanno uno stipendio quando hanno finito la formazione, cosa che non succede in Spagna. La gratuità, no, del sistema educativo, pertanto, li obbligava in un certo modo a rimanere a servizio dopo la formazione. E anche dobbiamo indicare che tutti i centri furono posti centri di conservazione musicale perché avevano sia una biblioteca o un archivio musicale. Grazie mille. Di nuovo grazie a Sara, ho trovato davvero davvero molto interessante l'intervento e mi complimento per l'ampiezza dell'analisi e anche per la profondità dello studio. Sono stato davvero molto impressionato dal tuo intervento. Quindi abbiamo dato una panoramica, penso, come dire, molto vasta del problema, inquadro anche i diversi interventi, insomma, dall'intervento della professoressa Nocchi, abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quello del professor Surdatsky, e ora stiamo avvicinando ai nostri tempi, analizzando anche campi diversi, come quello dei conservatori, che è molto particolare, su cui forse spesso non ci si sofferma, non si pensa che potesse aver avuto anche questo tipo di, come dire, di aspetto educativo, ecco, quello appunto di assistenza agli orfani. E quindi allora, ci avviamo ai nostri tempi e quindi ci colleghiamo con due colleghe di altri Atenei. Adesso è il turno di Rossella Raimondo, che ringrazio. Allora, desidero innanzitutto ringraziare il professor De Sardo che ha organizzato questo convegno per l'opportunità che mi è stata offerta di presentare i risultati di una ricerca condotta tra le carte dell'Archivio Storico Provinciale di Bologna, con particolare riferimento a quelle che certificano la storia dell'ospizio di maternità, detto anche asilo di maternità, istituito nel 1860 e annesso al secolare brefotrofio cittadino, conosciuto anche come ospedale degli esposti, da qui il cognome diffuso per collegarmi alla prima relazione, e quindi degli esposti, comune, il cognome molto diffuso a Bologna, o dei Bastardini, detto anche ospedale dei Bastardini, che rivolgeva la propria assistenza a donne illecitamente gravide. E a partire da questo momento, quindi a partire dal 1860, che prende avvio a Bologna un nuovo corso nella storia dell'infanzia abbandonata, che possiamo cogliere nelle scelte rivolte a queste future madri, le quali saranno oggetto, insieme ai bambini, delle pratiche di assistenza realizzate negli ospizi di maternità, che con identica natura e identici scopi si diffondono su scala nazionale. Proprio in riferimento a questa tipologia di madri, quindi alle madri incinte illegittimamente, c'è da dire che fino ad allora confluivano nella categoria della devianza, quindi fino alla prima metà dell'Ottocento, le donne colte in stato di gravidanza illegittima venivano trasferite nel reclusorio pedistro e nella casa di correzione bolognese. A partire però dalla seconda metà dell'Ottocento, queste pratiche punitive vengono soppiantate da nuovi approcci che riconoscono una precisa responsabilità delle madri nei confronti dei loro figli, anche se frutto di relazioni legittime. Prima d'allora, infatti, non era stato possibile identificare queste madri, innanzitutto perché le ruote consentivano loro di rimanere nella condizione di anonimato, ed inoltre anche nei casi in cui lasciavano traccia di sé, come si riscontra dalle fonti conservate presso l'Archivio Storico Provinciale di Bologna, riferibili a quelle poche che scrivevano e quindi lasciavano il loro nominativo nero su bianco su alcuni foglietti che lasciavano tra le fasce dei bambini, l'istituzione, sulla base del codice civile, non era tenuto alla ricerca della maternità, come neppure del resto quella della paternità. Quindi i bambini, fino alla prima metà dell'Ottocento,
diventavano a tutti gli effetti figli del luogo, dell'istituzione che appunto se ne prendeva cura e se ne assumeva la piena tutela. Gli ospizi di maternità quindi nascono con un obiettivo preciso, cioè offrire una concreta risposta al problema delle gravidanze illegittime, non più mettendo al centro solo i bambini. Se si vanno a sfogliare i documenti relativi al fondo dell'ospedale degli esposti, le madri non compaiono mai e compaiono sempre i bambini, ma progressivamente inglobando appunto i bisogni delle madri che li portavano in grembo, in modo che trovassero in un luogo appartato, quindi all'interno degli ospizi di maternità, adeguata assistenza con ogni garanzia di riservatezza, perché il loro nominativo veniva sigillato in una busta e veniva aperto solo nel caso appunto di decessi. E oltre appunto ad ogni garanzia di riservatezza potevano trovare conforto per poter allattare nei primi mesi i loro figli senza preoccupazioni. Qui le madri avevano a disposizione un'assistenza medica e un aiuto morale e fisico, soprattutto per fronteggiare al meglio i momenti del parto e quelli immediatamente successivi. Possiamo quindi considerare oggi queste pazienti, quindi queste prime donne che vengono accolte negli ospizi di maternità, quindi donne incinte illegittimamente, come le prime a passare per l'esperienza del parto ospedaliero. Prima di questo momento i parti erano affidati alle mani delle levatrici e si svolgevano all'interno dei contesti domestici. Gli asili di maternità possono quindi essere considerati come i primi nuclei all'interno dei quali prenderanno successivamente forma, in maniera più strutturata, i reparti di maternità. Da qui l'esigenza, manifestatasi nel corso del tempo, di apportare significative trasformazioni agli ambienti e di provvedere alla dotazione di strumenti sempre più all'avanguardia in campo medico-chirurgico. Essi vengono perciò a distinguersi come luoghi di sperimentazione in cui si avviano attività di tipo scientifico e al tempo stesso formative. Attività di tipo scientifico perché comunque l'asilo di maternità realizzò un vasto programma assistenziale a favore delle madri che prevedeva controlli sanitari pre e post natali, iniziative di divulgazione su principi e norme igieniche, nonché sulle migliori abitudini alimentari, soprattutto relative all'allattamento. Indubbiamente però in questi interventi risultava essere prevalente la dimensione assistenziale e sanitaria rispetto a quella educativa. E attività formative perché grazie a questi luoghi viene posta una maggiore attenzione sia agli aspetti clinici sia a quelli di tipo didattico, riconducibili alle iniziative volte a diffondere le pratiche ostetriche, contribuendo allo sviluppo di nuove conoscenze. A una sempre maggiore diffusione delle informazioni contribuiva la compilazione da parte di medici di resoconti finalizzati a raccogliere fatti e osservazioni in merito ai diversi casi affrontati nelle sale parto. Si tratta, come ha rilevato la studiosa Gianna Pomata, di storie cliniche che risultano essere oggetto di un marcato interesse in campo medico, proprio perché questi documenti si rendono testimoni dell'evoluzione della pratica medica. Ma si tratta al tempo stesso di storie di vita che ci permettono di aprire uno spaccato interessante non solo sull'evoluzione della maternità, ma anche sull'abbandono infantile e non solo riferibile al contesto locale bolognese, perché come dicevo prima, questi istituti si diffondono dappertutto in Italia. Perché quindi sull'abbandono infantile? Perché ci permettono di ricostruire aspetti proprio significativi? Perché intanto nella seconda metà dell'Ottocento il personale del brefotrofio bolognese, ma in realtà anche il personale, i direttori dei brefotrofi anche di altri istituti simili appunto nel nord, Verona per esempio, e lo vedremo dopo, e riflettendo sul proprio operato mostrano particolare attenzione nei confronti del destino dei piccoli ospiti accolti all'interno del brefotrofio, quindi dell'ospedale degli esposti, e una precisa volontà di superare questo stato di fatto. Tra le carte dell'archivio storico provinciale di Bologna rimane traccia di un documento riferibile all'anno 1867 in cui si scrive: «La tutela che concediamo agli infelici consegnati a noi è debolissima
e a 15 anni della loro età sono abbandonati, talché buona parte dei maschi finiscono nelle galere. E in quanto alle femmine, ora che abbiamo aperta la maternità, vediamo che esse non corrono un buon cammino, purché fino a 3 per volta abbiamo avuto delle nostre ragazze gravide. Quindi l'attenzione, perché si sposta appunto sull'infanzia abbandonata? Perché l'attenzione a partire dalla seconda metà dell'Ottocento quindi, è sempre più rivolta alla necessità di non sacrificare i bisogni del bambino alle esigenze della morale imperante. Proprio su questa linea, in una relazione diretta al Consiglio Provinciale di Novara, il senatore Carlo Negroni si esprimeva. So bene che molti difendono siffatti ospizi, quindi gli ospizi, quindi i brefotrofi, in nome della morale, per evitare lo scandalo di vedere donne che non hanno marito, eppure hanno un figliolo al seno. La morale? Ma se la morale è offesa ed è scandalosa, la procreazione della prole fuori dal matrimonio non è forse colpa più turpe e scandalo peggiore? Che questa prole disgraziata resti priva delle cure materne e per un errore, di cui essa è innocente, subisca il più orribile di tutti i castighi, quello di essere educata da chi non ha per lei altro amore né interesse fuori dalla mercede che ne riceve. Quindi gli ospizi di maternità diventano in questo modo i centri propulsori delle nuove politiche, frutto di quel mutamento culturale instauratosi con il positivismo. Il principale obiettivo è quello di responsabilizzare le madri nei confronti dei loro figli, soprattutto per esigenze di salvaguardia sociale. Se pensiamo al contesto più generale, dobbiamo mettere in luce il fatto che comunque negli ultimi anni dell'Ottocento, soprattutto nell'ultimo trentennio, l'avvio di questi cambiamenti trova conferma nella nascita della pediatria, che si fondava sulla riconosciuta necessità di tutelare medicalmente prima di tutto l'infanzia e soprattutto quella povera. Come sottolineano Babini e Lama, anche l'igiene viene sempre più a svolgere un ruolo decisivo per la considerazione scientifica dell'infanzia nella veste di medicina preventiva, attenta a segnalare l'importanza delle condizioni di vita e del contesto sociale nella promozione della salute. Quindi in questi luoghi, negli ospizi di maternità, le donne ricevevano anche alcune forme di sussidio che consentivano loro di non abbandonare i figli e di potersene prendere cura una volta uscite appunto dall'asilo di maternità. Queste misure di sostegno, che in Francia prendevano il nome di préservatif d'abandon, vincolavano le madri all'obbligo del riconoscimento legale del bambino, anche a distanza di qualche anno dal parto, per permettere a quest'ultimi, quindi ai bambini, di crescere in una dimensione di maggiore tutela. Dalla testimonianza estratta dal resoconto annuale stilato dal direttore dell'ospizio di maternità di Verona si legge: a mio avviso, questa misura, quindi alla quale si connette l'obbligo del riconoscimento della prole, ha l'immenso vantaggio di conservare al figlio l'amore e le cure della madre, primo anello dell'umano consorzio, di dargli un nome di famiglia e di toglierlo da quell'ignoto che forma il tormento e abbassa il sentimento di se stesso nel trovatello. All'interno quindi degli ospizi cominciano a essere elargiti sussidi e premi in denaro, e anche nel caso della mancata volontà di riconoscimento veniva comunque richiesto l'allattamento del proprio bambino per la durata di un anno, proprio al fine di mantenere intimo il rapporto fra madre e poppante, ricevendo in cambio una forma di retribuzione di lire 6 mensili fino al compimento di un anno di vita e di lire 5 fino al quinto. Questa misura intendeva anche far fronte ai problemi evidenziati sin dal 1865 derivanti dalle carenze di balie alle quali era affidato l'allattamento dei bambini nel brefotrofio, che aveva trovato quale effetto più grave un elevato tasso di mortalità neonatale. Quindi non ci si affida più alle balie, ma si chiede alle madri di rimanere per un anno all'interno di questi luoghi per allattare i loro figli. Questa pratica era stata, diciamo, era assolutamente vietata fino alla prima metà dell'Ottocento.
Presso l'archivio storico provinciale di Bologna sono custodite numerose lettere di donne che fanno richiesta di riconoscimento. Ve ne leggo una, la sottoscritta, madre di Girasoli Mario, il quale venne accolto da questo ospizio il 3 luglio 1896, fa istanza alla signora, alla signoria vostra illustrissima, per conoscere dove ora si trova il figliuolo e promette di riconoscerlo entro termine di 2 anni. Tutte le richieste di riconoscimento pervenute quindi all'ospizio e quindi al brefotrofio trovano risposta positiva. L'ospedale degli esposti quindi dà parere positivo ed effettua controlli costanti sui casi di riconoscimento. Talvolta questi controlli erano estesi anche al periodo successivo all'elargizione del denaro, perché molte di queste donne utilizzavano il denaro per sposarsi, quindi per la loro dote, oppure per altre ragioni. E quindi il brefotrofio continuava, diciamo, a controllare, continuava, quindi effettuava questi controlli costanti. Le ispezioni quindi erano finalizzate a rilevare quindi le condizioni in cui erano tenuti i bambini, nonché a verificare il loro stato di salute e più in generale la rettitudine dei comportamenti di chi era stato incaricato a prendersene cura. Gustavo Poppi, medico primario del brefotrofio bolognese, dalle pagine del Bollettino delle Scienze Mediche fa sapere che a partire dal 1919 l'ospedale degli esposti non accoglie più bambini senza la madre, se non in numero scarsissimo. Quindi diciamo questo, l'introduzione dell'ospizio di maternità aveva portato a questo grande risultato, cioè quindi ad una diminuzione dei bambini accolti all'interno del brefotrofio. Al parere del medico si sarebbe dovuto aggiungere, oltre al riconoscimento della maternità, anche quello della paternità, come mezzo per pervenire a una più completa risposta ai bisogni e alle istanze presentate dai bambini illegittimi. Come è noto, in Italia la campagna per la revisione del codice civile rimase in ombra, nonostante le impellenti rivendicazioni da parte delle associazioni femministe. Pensiamo ad Anna Maria Mozzoni, che si era espressa in questi termini, che si è ammessa alla ricerca della paternità e soggiaccia alle prove legali alle quali soggiace l'adulterio. L'esperienza di Bologna, e qui mi avvio alla conclusione della mia presentazione, a testimonianza di un passato con i relativi cambiamenti intercorsi, non va considerata in modo isolato e autoreferenziale. I cambiamenti di cui ho parlato riguardano molte realtà italiane. Al contrario, appare quanto mai opportuno collocarla nel contesto storico e culturale di un'epoca durante la quale in Italia e all'estero vengono promosse e diffusi nuovi modi di pensare e di concepire l'infanzia illegittima e la maternità irregolare, quindi per riferirmi al titolo che ho dato a questa relazione, quindi madri irregolari, quelle fuori appunto dal matrimonio. Da ricordare infatti che nel 1905 in area tedesca era nata l'Associazione per la tutela delle madri, le madri non sposate e che avevano figli, e la Bund für Mutterschutz, fondata da Elena Stöcker e da Marie Struth, allo scopo appunto di migliorare le condizioni di queste donne sotto ogni punto di vista, economico, etico, sociale e giuridico. Si trattò di un movimento che ebbe vasta risonanza a livello internazionale, sancita dalla nascita nel 1911 dell'International Society for Protection of Mothers. E grazie per l'attenzione. Grazie Rossella per questo intervento davvero interessante, che ci illustra ovviamente anche il cambio della morale, l'evoluzione della morale, no? E la citazione anche di maternità considerati irregolari e un tempo purtroppo anche scandalose. Quindi grazie per aver sottolineato questi passaggi, questi snodi cruciali che ci illustrano la società di oggi, insomma, da dove siamo arrivati e da dove veniamo. Quindi detto questo, sono lieto di introdurre Anna De Bè,
collegata da Piacenza, che ci, diciamo, che ci, ci condurrà poi all'ultimo intervento, che è quello del collega Gianluca Amatori, e quindi andiamo a, a vedere l'istruzione, diciamo, dei bambini disabili, nello specifico dei bambini sordomuti, di cui Anna si è occupata, no? E quindi oggi ci parlerà di vivere al di fuori della propria famiglia, viaggio tra disabilità e abbandono negli istituti italiani del Novecento. Ecco, prego Anna. Grazie, grazie molte Andrea per l'introduzione e per aver organizzato questo seminario, grazie anche a chi mi ha preceduta per gli interventi davvero interessanti e di grande spessore scientifico. Oggi col mio intervento ho intenzione di soffermarmi sulla realtà degli istituti educativo-assistenziali per minori presenti nell'Italia del Novecento. Sebbene la nascita di gran parte di queste realtà si radichi, come abbiamo visto, nei secoli precedenti, il XX secolo risulta essere particolarmente significativo perché segnò la loro trasformazione, riconversione e chiusura. Mi concentrerò dunque su questo momento storico chiamando in causa nello specifico due tipologie di istituti. Da un lato quelli dedicati all'infanzia che possiamo genericamente definire abbandonata, quindi bambini o senza genitori o con genitori non in grado di occuparsi di loro, e dall'altro gli istituti per i bambini con disabilità. Premetto che per ovvie ragioni dovrò forzatamente fare sintesi su questioni che avrebbero invece necessità di uno spazio maggiore. Avvio la mia relazione partendo da un dato oggettivo, da un dato di fatto, ovvero che all'indomani del secondo conflitto mondiale gran parte di questi bambini che potremmo complessivamente chiamare minori fuori famiglia, usando un termine a noi coevo, era destinata agli istituti educativo-assistenziali. L'inchiesta ministeriale sulla miseria in Italia del 1951-52 aveva difatti rilevato che il ricovero in queste strutture residenziali era la soluzione più diffusamente adottata nel nostro paese. Tale situazione, come vedremo, non sarebbe cambiata nel giro di pochi anni. Testimonia questa resistenza al cambiamento l'analisi condotta sugli istituti dall'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, che d'ora in poi chiamerò per esigenze di brevità col suo acronimo AI, nel 1958. Questa analisi aveva evidenziato una forte persistenza delle pratiche di ricovero tradizionali legate appunto alla istituzionalizzazione dei minori. Relativamente a quelli che l'AI definiva vagamente gli istituti per minori, rivolgendosi a quelle realtà che accoglievano l'infanzia abbandonata, si rilevava che tra il 1948 e il 1958 vi era stato un cospicuo incremento numerico di tali strutture, arrivate a superare le 4.000 unità a fine anni 50, con un aumento del 9% rispetto a 10 anni prima. Non era nemmeno calato il numero complessivo di posti letto, che anzi nello stesso arco temporale era aumentato del 35%. Parallelamente anche gli istituti per i bambini con disabilità erano stati protagonisti di un incremento numerico, così come era cresciuto il numero dei posti letto e quindi degli assistiti. Ovviamente il numero degli istituti per disabili era globalmente inferiore a quello dei bambini non anormali. Tra le cause si ha la specializzazione delle prestazioni che assicuravano tali strutture e che rendevano complessa la loro diffusione capillare su tutto il territorio nazionale, sia lo sviluppo nella prima parte di secolo di luoghi di accoglienza diurna, quali scuole speciali e classi differenziali. Questo generale aumento degli istituti sull'intero territorio italiano era però ambiguamente accompagnato da sempre più serrate critiche nei loro confronti. Ovvero, nonostante la loro crescita durante il secondo dopoguerra, si rilevava come questa forma assistenziale non fosse da ritenere in assoluto la migliore.
Si lamentava, ad esempio, il fatto che gli istituti fossero più simili a caserme che a luoghi di assistenza, entro i quali si rifletteva una vita tetra, grigia, anonima. La stessa indagine dell'AI così descriveva la condizione di vita dei minori istituzionalizzati. E cito: nell'ipotesi di istituti con 100-200 ragazzi, il personale educativo, direttivo, insegnante si limiterà più frequentemente a custodirli che a educarli, costringendoli per una necessaria esigenza disciplinare a orari rigidi, irregimentandoli secondo schemi educativi presi piuttosto in prestito dalle accademie che ispirati alle più elementari esigenze pedagogiche. Nella massa dei 200, il direttore non ricorderà forse il nome di ciascun bambino. L'elemento più intelligente, vivace, dalla personalità più fortemente delineata, non troverà il suo naturale sfogo, costretto da regole a cui non si può venir meno. Già durante la prima conferenza nazionale sui problemi dell'assistenza pubblica all'infanzia e all'adolescenza del 1954, era stato posto sotto accusa l'aspetto casermatico degli istituti, alla cui realizzazione contribuiva l'alto numero dei ricoverati per struttura. Al tempo si stimava infatti che il 70% circa dei minori istituzionalizzati risiedesse in realtà residenziali con una capienza maggiore di 50 posti. Fu però la seconda conferenza nazionale, svoltasi nel 1955 sul medesimo tema della prima, ad avanzare una ferma condanna agli istituti, evidenziandone le numerose problematiche. Tali problematiche riguardavano innanzitutto le strutture degli edifici, spesso talmente grandi, anonime e amorfe, da rendere pressoché impossibile la realizzazione di una proposta educativa. Più nello specifico, le ampie camerate, i vasti refettori, i lunghi e stretti corridoi che dovevano contenere contemporaneamente centinaia di ragazzi non consentivano al bambino o al giovane né la necessaria intimità né lo sviluppo del senso del bello. A ciò si legava anche un secondo aspetto problematico degli istituti, ovvero che l'intervento adulto tendenzialmente non si rivolgeva al singolo individuo quanto all'intero gruppo, come emerso anche dalle parole che vi riportavo dell'indagine dell'AI. Un esempio di tale volontà di uniformare i minori era l'uso della divisa, che non solo rendeva evidente che gli individui fossero ospiti di una determinata residenza assistenziale, ma altresì facilitava l'organizzazione e il disbrigo di talune pratiche operative. È significativo in tal senso il fatto che il corredo del singolo venisse marchiato con un numero, a suggerire l'identificazione del minore con tale numero, in un'ottica di svilimento dell'unicità della persona. Non mancavano poi problemi legati al personale, sia dal lato della spesso mancante sua qualifica e formazione, sia perché il singolo istitutore si trovava a gestire un numero talmente elevato di minori da non consentire il costituirsi di solidi rapporti affettivi. Di contro, la già citata seconda conferenza nazionale del 55 auspicava che si investisse sugli adulti responsabili di questi minori affinché si sentissero vice padri e vice madri, questi sono proprio i termini usati dall'indagine, dei bambini a loro affidati. Tornerò a breve su questo richiamo dal sentore familiare perché è fondamentale perno su cui si instaurerà il radicale processo di cambiamento, di trasformazione degli istituti. Infine, è bene ricordare la difficoltà con cui spesso i ragazzi all'indomani della loro dimissione si interfacciavano, con la società in cui erano rientrati. Difficoltà scaturite da una mancata abitudine alla socializzazione causata dalla tendenza a tenere chiuse a doppia mandata le porte degli istituti. Erano rare le occasioni di uscita del minore nell'intento di tutelarlo dalla corruzione e dai mali della società, ma anche, ove presente, della famiglia di provenienza.
Le indagini sugli istituti hanno rivelato anche un aspetto ancora più tragico della vicenda fino ad ora raccontata, legato a realtà di violenza e maltrattamenti. Nel 1973 uscì con Einaudi il volume curato da Bianca Guidetti Serra e Francesco Santanera dal titolo Il paese dei Celestini, nel quale venivano presentate alcune sentenze giudiziarie connesse agli istituti assistenziali italiani. Sostanzialmente si tratta di un libro di denuncia di una realtà che ancora in quel momento storico necessitava un serio cambio di rotta. Un libro di denuncia delle condizioni pessime in cui erano costretti a vivere i numerosi celestini d'Italia. Questo termine, celestini, contenuto nel titolo, si riferisce ai ragazzi che risiedevano all'istituto di Prato Maria Vergine in Cielo, da cui appunto celestini, ma più in generale veniva esteso dagli autori a tutti i bambini italiani istituzionalizzati. Nel corso del 1955 l'istituto di Prato era stato al centro di un processo giuridico perché i ragazzi lì ospitati risultavano essere malnutriti, assoggettati a punizioni intollerabili come mangiare pane, come mangiare per lunghi periodi una pappa di pane senza sale con l'olio di merluzzo, ma anche essere legati al letto, ricevere percosse. Lo stesso istituto dove Santino Boccia, orfano di madre con il padre in manicomio, era morto perché non aveva ricevuto le necessarie cure sanitarie. E ancora nel maggio del 1970 Ottavio Perucatti, istitutore in una struttura del Casertano, era stato assolto dall'accusa di abuso per dei mezzi di correzione in danno di un convittore di 12 anni cui aveva procurato lesioni fissandogli ai piedi una catena col lucchetto. Fu prosciolto per legittima difesa, tra l'altro con l'accordo del padre del ragazzo, il quale aveva ammesso che il figlio era un discolo incorreggibile per cui andava punito con ogni mezzo necessario. Nel libro si riporta poi la vicenda giudiziaria del dottor Mantovani, condannato nel 1969 a un'ammenda di 400.000 lire perché nel suo istituto medico psicopedagogico per minorati psichici nella provincia di Rovigo ricoverava 830 soggetti anziché 25. Il Corriere della Sera si era occupato del caso 2 anni prima tramite un'inchiesta giornalistica condotta da Luciano Visentini, il quale pubblicò un articolo di denuncia dove al testo accompagnava una fotografia di un bambino cieco e sordo rinchiuso in un lettino adattato a gabbia. È difficile farsi un'idea esatta di quanto tali pratiche violente fossero diffuse negli istituti di metà Novecento e non è nemmeno lo scopo di questa relazione. Però il dato certamente denota come talvolta gli istituti non solo non fossero luoghi di educazione e di istruzione dei fuori famiglia, ma nemmeno luoghi di reale assistenza come da loro teorica missione. È pur vero che a fronte di casi come quelli appena ricordati, la letteratura ci riporta anche modelli di tutt'altro genere. Mi riferisco ad esempio agli istituti destinati all'educazione di quelli che storicamente sono definiti i sordomuti. Come hanno ben messo in evidenza gli studi in materia dei professori Sani, Morandini e Geckele, essi furono di sovente il bacino di raccolta di una fiorente elaborazione pedagogica già nel corso dell'Ottocento. Non a caso intorno alla metà di questo secolo venne alla luce una manualistica specializzata per gli insegnanti dei sordi, chiamati a una seria formazione metodologica, e furono anche pubblicati significativi testi scolastici e catechismi. Ciò soprattutto grazie all'opera di intellettuali, filantropi, uomini religiosi, che seppero anche coltivare fecondi rapporti con i colleghi stranieri. Pensando proprio ai religiosi impegnati su questo fronte, ricordo alcuni nomi molto noti, da padre Tommaso Pendola e don Severino Fabriani a don Giulio Tarra e don Serafino Balestra. Vi era però un problema sostanziale. All'indomani
dell'unificazione, la maggior parte degli istituti per i sordomuti aveva assunto lo status giuridico di opera pia e con esso anche l'inquadramento fra le realtà assistenziali a cui si affiancava un mancato supporto statale di tipo economico. Ciò aveva provocato la realizzazione di un processo a due vie. Da un lato alcuni istituti, pochi a dire il vero, che erano stati posti sotto il diretto controllo del Ministero della Pubblica Istruzione o che comunque potevano vantare una solida e radicata tradizione educativa, e dall'altro ben più numerosi stabilimenti del Regno con una proposta didattica di scarso valore, un piano di studi contenuto, una limitata varietà di testi e manuali, nonché una preparazione degli insegnanti poco accurata. Solo con la riforma Gentile si riuscì anche a promuovere un riordinamento del settore, a seguito del quale tutti gli stabilimenti educativo-scolastici per i sordi furono posti sotto la sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione, che ne assicurò il sostegno economico. Certamente, come credo che questi casi appena accennati lascino intuire, il panorama degli istituti educativo-assistenziali del Novecento è davvero molto vasto e diversificato. E ritengo che un approfondimento delle vicende educative locali, come tra l'altro è stato fatto dagli studiosi che sono intervenuti prima di me, possa contribuire a definire un quadro sempre più completo di cosa accadeva all'interno degli istituti italiani del tempo e in che modo ciò si connetteva alle politiche nazionali. D'altronde la storiografia educativa ha evidenziato in più occasioni come l'esame della realtà locale sia fondamentale per verificare il concretizzarsi o meno di fenomeni più generali. Le diverse ricerche storico-educative promosse in materia hanno però messo in luce un elemento che ha accomunato le differenti tipologie di istituti, ovvero la loro strutturale trasformazione lungo il XX secolo, che ebbe come perno, come accennavo prima, la rivalutazione della dimensione familiare. Fu infatti la sottolineatura del bisogno di relazioni che richiamassero il clima della famiglia a divenire un motivo ricorrente nella riflessione sulla istituzionalizzazione di fuori famiglia, sulla scia delle ricerche, le più note, quelle di Spitz e di Bowlby, che avevano dimostrato quanto la lontananza dalle figure parentali, in particolare da quella materna, pesasse sul lineare sviluppo psichico del bambino. A ragione di ciò, si auspicava che venissero sostenute tutte le forme di assistenza volta a mantenere unito il nucleo familiare, facilitandone così il compito educativo. La famiglia d'origine era riconosciuta quale agenzia educativa insostituibile, per cui l'assistenza del minore in istituto doveva essere limitata esclusivamente alle situazioni in cui il nucleo parentale era inesistente o incapace. Nei casi in cui non vi fosse stata alternativa all'istituto, i minori avrebbero dovuto trovare nelle realtà residenziali in cui erano accolti delle modalità di cura tipiche del contesto domestico. Sulla base di queste premesse, il nostro paese fu travolto dal processo conosciuto col termine di deistituzionalizzazione, un processo lungo, complesso, che visse la sua massima intensità fra la fine degli anni 60 e soprattutto nel decennio successivo. Le tensioni riformatrici apportate dal movimento del 68, le forti denunce agli istituti pervenute da note voci del mondo intellettuale europeo, cito Goffman, Basaglia, Erickson, ma anche da alcuni famosi magistrati minorili italiani, tra cui Giampaolo Meucci, su cui Rossella Raimondo ha scritto una interessante monografia. E ancora il nuovo ruolo affidato alle autonomie locali nell'ambito del welfare sociale e la riforma del diritto di famiglia furono fra le istanze che diedero maggiore impulso alla definitiva riorganizzazione dei servizi. Tale processo servì da incentivo alla diffusione di forme alternative agli istituti. Nel caso dei minori abbandonati, forme alternative all'istituto furono rintracciate negli interventi educativi domiciliari per prevenire l'abbandono dei minori.
ma anche nella promozione dell'affidamento e dell'adozione e nella definizione di realtà di accoglienza comunitaria. Una serie di leggi accompagnò questo percorso, da quella sull'adozione speciale del 1967 alla 184 dell'83, poi modificata dalla legge 149 del 2001, che andava a mettere un punto definitivo all'esperienza degli istituti. Per i disabili, invece, fu il percorso di integrazione scolastica a contribuire allo spegnersi delle iniziative istituzionalizzanti. Furono ancora gli anni 70 le sue leggi in merito, la 118 del 71 e la 517 del 77 su tutte, a chiarire che l'istruzione dei bambini con disabilità non doveva avvenire in contesti di esclusione, di emarginazione, ma all'interno delle scuole e classi comuni. Ci sarebbe ovviamente un altro capitolo da aprire ora, ma ho esaurito il tempo a disposizione e dunque mi fermo qui, ringraziandovi per l'attenzione. Grazie Anna. Poi spero che queste ultime indicazioni possano essere riprese in sede di dibattito, se i partecipanti vanno a piacere di intervenire e di approfondire ulteriormente. Grazie per questo quadro tra luce e ombre, purtroppo anche molte ombre dell'istruzione, chiamiamola speciale, ecco, nel passato, e che possiamo ricondurre la famosa frase, no, di Lloyd DeMoss, di un incubo da cui ci siamo da poco risvegliati, che è relativa alla storia dell'infanzia in generale, ma a maggior ragione quella dell'infanzia disabile, evidentemente. Quindi anche grazie per questo accenno alla deistituzionalizzazione, che è un argomento importante, che in parte riguarda molto da vicino le nostre studentesse, perché si troveranno evidentemente nelle loro carriere davanti diversi casi di alunni con vario tipo di disabilità. Ma appunto di questo ci parlerà meglio il professor Amatori, il nostro collega qui dell'Università Europea, che è uno specialista di pedagogia speciale, noto anche nell'ambiente, insomma, per il suo approccio inclusivo. E quindi a lui concludere questa mattinata, portandoci sull'attualità, ecco, sull'oggi, quindi uscendo, ecco, dall'ottica escludente e, come dire, di segregazione, anche sulle migliori intenzioni, in molti casi che abbiamo visto nel passato. Quindi a lui il compito di illustrarci nello speciale caso delle adozioni di bambini disabili oggi, ecco. Quindi tiro volentieri la parola a Gianluca. Grazie, spero che riusciate a vedere. Sì, vedo perfettamente. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti dei colleghi che mi hanno preceduto per questa mattinata così intensa e così ricca. Come diceva Andrea, il mio intervento non avrà, diciamo, una cornice storica, si concentrerà sull'attualità, sulla contemporaneità, e in particolare appunto la declinazione è quella più vicina ai miei ambiti di ricerca, e quindi cercheremo di analizzare insieme alcuni dati e operare delle riflessioni pedagogiche sulle cosiddette special need adoptions, le adozioni di bambini con disabilità. Lo abbiamo visto nel corso appunto della mattinata, per i bambini che non possono crescere nella loro famiglia d'origine, l'affido e l'adozione rappresentano senza dubbio un intervento radicale, perché con questo tipo di percorso vengono proposte appunto un'altra coppia genitoriale, quindi un'altra famiglia, a bambini che per lo più hanno sofferto delle storie relazionali difficili, e sono proprio queste nuove esperienze relazionali, ma anche quelle pregresse ovviamente, ad avere una influenza profonda sullo sviluppo, soprattutto per i bambini le cui esperienze di genitorialità e legate insomma alla propria famiglia non sono sempre state adeguate, e dunque è ancora più importante in questo caso poter essere collocati, no, in ambienti in cui le cure prodigate siano di qualità elevata. Queste affermazioni possono ovviamente sembrare piuttosto scontate, però è bene sottolineare che i bambini che hanno subito
delle deprivazioni, che sono stati feriti, che hanno subito delle separazioni o delle perdite, portano sempre con sé, anche nei nuovi contesti di vita, tutta una serie di strategie con le quali i nuovi genitori, quindi i genitori adottivi, dovranno poi confrontarsi. Soprattutto in questo contesto mi preme sottolineare che nei bambini in affido o in adozione, soprattutto nel primo periodo di arrivo nel nuovo contesto familiare, è molto frequente il riscontro di sensazioni comuni come per esempio l'ansia, la mancanza di fiducia, la rabbia, la scarsa autostima, la necessità di mantenere il controllo nei confronti dell'esterno. E c'è quindi una situazione piuttosto dicotomica in cui il bambino è al centro di uno scontro interno, di un conflitto interno tra il desiderio ovviamente di essere amato, che però si unisce, si scontra in alcuni casi con le ansie che sono legati ai rapporti di prossimità e che possono sfociare in rabbia. Quindi è una fase, questa, come ci dice anche la letteratura scientifica, di estrema delicatezza, nella quale può emergere un divario tra l'età cronologica e l'età emotiva. Che cosa succede però quando ad essere adottato è un bambino con disabilità? Ricordava prima la collega Anna De Bè che già la legge 184 dell'83 stabilisce che tutti i minori, quindi anche i bambini con disabilità, hanno diritto di crescere e di essere educati all'interno di una famiglia, nell'ambito di una famiglia. Il contesto che vi presento oggi è soprattutto quello legato alle adozioni internazionali, questo perché a partire dall'anno 2005 la Commissione per le adozioni internazionali ha provveduto ad un monitoraggio dei dati che sono relativi appunto allo stato di salute dei minori stranieri adottati in Italia, e questo impegno ha contribuito anche di fatto, anche grazie diciamo al perfezionamento continuo della rilevazione dei dati, ad una migliore, anche più realistica conoscenza della condizione dell'infanzia nei diversi paesi d'origine. Innanzitutto devo operare una precisazione, perché i dati, soprattutto i dati iniziali, quindi quelli diciamo fino ad alcuni anni fa, riportano la distinzione di base tra quanti sono indicati come bisogni speciali e quanti invece vengono indicati come bisogni particolari. I primi indicano bambini che hanno delle patologie gravi, spesso non curabili, per esempio quelle di tipo neurologico o cognitivo, contrariamente ai bisogni particolari, che invece diciamo aprono ad una prospettiva di recupero nel tempo, portando magari in alcuni casi anche ad una guarigione totale. Per fare un esempio, all'interno dei bisogni particolari rientra il labbro leporino, per capirci, no? Che in molti paesi del mondo è incurabile, da noi insomma si può risolvere con una semplice operazione. Per diciamo una lettura corretta delle risultanze statistiche dobbiamo però fare alcune precisazioni. Un primo elemento da considerare riguarda l'attendibilità di questo dato monitorato, perché a causa dell'estrema eterogeneità dei professionisti che redigono queste diagnosi, perché in molti casi non si tratta di personale medico ma di personale assistenziale, le diagnosi possono non essere corrette dal punto di vista formale, e questo si evince soprattutto dal fatto che vengono riportati principalmente i soli sintomi manifestati, quindi non viene delineato un profilo più specifico, più completo sul piano clinico e, dal mio punto di vista come pedagogista, direi sul funzionamento del bambino. E poi c'è un ulteriore aspetto di cui tenere conto, che riguarda il cosiddetto corredo informativo del bambino adottato, che contiene ovviamente anche le informazioni sullo stato di salute, perché è possibile che, diciamo, al fine di ottenere il rilascio per l'autorizzazione all'ingresso nel nuovo paese, questo documento venga inviato solamente in parte alla Commissione per le adozioni internazionali, e quindi anche le informazioni che sono contenute in questo documento, sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo, variano moltissimo da paese a paese. E tutti questi elementi a livello metodologico ci permettono di dichiarare che il dato complessivo che abbiamo di bambini con difficoltà o con disabilità adottati è piuttosto sottostimato rispetto appunto alla realtà.
I dati del monitoraggio, questo è il, diciamo, sono i dati che arrivano dal report delle commissioni, della Commissione Adozioni Internazionali del 2019, sono dati generali. Un primo elemento su cui vorrei focalizzare la vostra attenzione è il progressivo decremento che c'è stato nella richiesta di adozioni, che come vedete dal 2015 al 2019 è diminuito quasi del 50%, 46,7%. Le cause possono essere moltissime, ci sono ovviamente anche ragioni di tipo economico. L'altro elemento che mi preme evidenziare in questo contesto e su cui tornerò è quello che si riferisce al secondo grafico che vedete in basso e che riporta i tempi medi intercorsi tra la domanda di adozione e l'autorizzazione all'ingresso in Italia dei minori a scopo adottivo. Come vedete, il tempo medio che intercorre è di 45,2 mesi, quindi siamo intorno ai 3 anni e mezzo, quasi 4 anni. I dati che adesso vi mostrerò entrano ancora più nello specifico, ma vi chiederò la cortesia di tenere a mente quest'ultimo aspetto. Come vedete, i dati del monitoraggio del 2019, che è l'ultimo che abbiamo a disposizione, ci dicono che il 64,2% del totale dei minori adottati nell'anno 2019 è stato segnalato con bisogni speciali. Questo dato è molto significativo, intanto perché è una percentuale estremamente elevata, ma se la mettiamo a confronto con il dato che avevamo nel 2012, quindi appunto 9 anni fa, in questo caso specifico si tratta di 7 anni fa, la percentuale era di poco inferiore al 20% sul totale dei minori adottati, quindi c'è stato un fortissimo incremento. Il maggior numero di bambini segnalati con bisogni speciali o particolari si riscontra in Europa, dove praticamente l'80,6% dei bambini è stato segnalato con un bisogno speciale, quindi parliamo praticamente di 429 bambini su 532 in ingresso. In America la percentuale è del 68,4%, in Asia del 32,9% e in Africa del 26,1%. Il lavoro, diciamo, della commissione ha permesso anche di individuare diagnosi di massima incidenza, chiamiamole così, riferibili ai continenti d'origine sulla base ovviamente di linee di tendenza. E quindi questo ha permesso di rilevare che in Europa la maggioranza dei casi segnalati comprende dei minori che sono caratterizzati soprattutto da disabilità di tipo intellettivo o psicomotorio, spesso, diciamo, in conseguenza anche una istituzionalizzazione precoce, soprattutto in ambienti, diciamo, non idonei e con scarsi stimoli. Nei paesi del centro e del Sud America ci sono ovviamente casi più frequenti di malattie e di bisogni attribuibili a carenze nutrizionali. In Asia e in Africa una delle cause più comuni è la scarsità di igiene, oltre alle carenze nutrizionali. A seguito, diciamo, della pubblicazione di questo report del 2019 è stato tra l'altro possibile rilevare ulteriori dati aggiornati in merito ai flussi di ingresso dei minori special needs. Tanto per cominciare, come vedete, fanno parte dell'insieme degli special needs adottati nel 2019 anche una quota consistente, il 30%, si parla di 232 minori, in situazioni di fratria. Anche in questo caso c'è un aumento dell'incidenza piuttosto elevato rispetto anche solo all'anno precedente, in cui il dato percentuale era il 19,8%. Abbiamo 31 minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e mentale, ed è diciamo anche questa una quota in forte calo però rispetto all'anno precedente. È interessante anche notare che ci sono alcuni paesi in particolare nei quali si può riscontrare un'incidenza del 100% sul totale dei minori in ingresso rispetto appunto ai minori special needs. Questo è il caso della Bielorussia, del Cile, della Costa Rica, dell'Ecuador, della Moldavia, ma vi segnalo anche la situazione per esempio del Brasile e della Bulgaria, che hanno comunque una percentuale piuttosto elevata.
Esiste però anche la possibilità, purtroppo tutt'altro che infrequente, che bambini che non fanno parte delle liste special needs poi rivelino, una volta adottati, magari a causa appunto di diagnosi insufficienti o incomplete effettuate nei paesi di provenienza, delle problematiche che certificano poi una situazione di disabilità o di difficoltà. A questo proposito vi faccio notare la situazione rispetto a questo grafico della Repubblica Popolare Cinese, che in questo momento segna il 28,3% di minori special needs sul totale dei minori in ingresso, ma è il paese che rispetto ad altre ricerche, anche ad una ricerca che avevo effettuato io alcuni anni fa, poi evidenzia il maggior numero di diagnosi a seguito dell'adozione. Stessa cosa succede per esempio in Vietnam, nelle Filippine, in India. Quindi se torniamo appunto al discorso che facevamo in apertura, no, anche rispetto all'estrema eterogeneità dei criteri diagnostici nei diversi paesi, ci rendiamo conto che la situazione, diciamo soprattutto in fase di abbinamento con le famiglie, può in alcuni casi non essere veramente pienamente trasparente. L'analisi, diciamo, di quello che dal punto di vista soprattutto poi pedagogico consideriamo un aspetto fondamentale del percorso adottivo, cioè la motivazione che sta alla base della decisione di adottare un bambino, è stata condotta per alcuni anni dalla Commissione Adozione Internazionale, ma gli ultimi dati, diciamo, risalgono al 2013, quando dopo un'analisi dei fascicoli è stato possibile analizzare quali siano le motivazioni appunto che conducono a una scelta, alla scelta dell'adozione. Come vedete, nella maggior parte dei casi, nel 95,2%, la causa è legata all'infertilità, ma vi segnalo anche la percentuale del 2,4% legata al desiderio adottivo, quindi quella che potrebbe essere letta come proprio un'aspirazione a fare del bene, no? A uno o più bambini in difficoltà. Ci sono situazioni legate, come vedete, alla conoscenza del minore. Questo per esempio riguarda quelle coppie che possono aver sperimentato positivamente l'esperienza di accoglienza di un bambino straniero che magari per motivi di risanamento viene in Italia in alcuni periodi. Pensiamo ai bambini dell'Est Europa, no? Che i paesi colpiti dalla catastrofe di Chernobyl, per esempio. E poi c'è un 1,8% di casi in cui non si riesce a risalire, la motivazione, insomma, non viene specificata. Tornando alla questione dei nostri bambini con disabilità che poi vengono adottati, ci sono però due situazioni che noi dobbiamo tenere in considerazione. La prima è quella di cui ho cercato di parlarvi in questi primi minuti, cioè come dire, un abbinamento più o meno consapevole nella fase di attesa, ma ci sono situazioni poi invece in cui fin dall'inizio genitori decidono in maniera deliberata di adottare bambini con disabilità. E su questo aspetto diciamo non c'è molta ricerca, e invece sarebbe particolarmente interessante anche indagare, no, questo chiamiamolo fenomeno in relazione all'aspetto della motivazione che stiamo delineando ora. Sicuramente c'è un aspetto però che emerge con chiarezza anche dai report e che è legato alla velocità. Ricorderete il grafico che vi ho mostrato in apertura, no? Quei 45 mesi di media che occorrono per espletare, diciamo così, il percorso di adozione. Nei casi di adozione di bambini con disabilità questo tempo è drasticamente ridotto. E quindi l'elemento della velocità con cui spesso si risolve l'adozione di bambini che appartengono alle liste special needs può rivelarsi per la coppia, magari spesso provata anche da questi lunghi anni di attesa, un elemento, passatemi questo termine, frettoloso di accettazione della proposta. Questo, diciamo, è un elemento che dobbiamo considerare soprattutto in relazione al fatto che, come dire, l'adozione di un bambino con disabilità richiede ai genitori un adattamento, no? Una preparazione di un certo tipo, sulla quale appunto adesso mi soffermerò. Peraltro si ravvisa, almeno dal mio punto di vista, la necessità di una figura specializzata proprio nell'accompagnamento della coppia
e il pedagogista, in particolare il pedagogista speciale, potrebbe veramente rappresentare un aiuto prezioso e insostituibile come professionista in grado di identificare e di potenziare la capacità dei futuri caregivers nell'adattare un approccio genitoriale che possa tenere conto della storia specifica di questo bambino. Soprattutto, diciamo che per affrontare adeguatamente la questione sarebbe opportuno pensare ad un percorso che preveda un'adeguata preparazione delle coppie che vanno aiutate anche a comprendere il meccanismo di funzionamento di questo bambino, i possibili interventi, le possibilità di anche di miglioramento e di risoluzione. La corretta informazione che, aumenta in qualche modo la consapevolezza ovviamente rispetto al percorso, ma soprattutto una fase di accompagnamento successivo all'adozione in famiglia. Questo è uno degli elementi più delicati, perché spesso il percorso di follow-up è piuttosto limitato e la famiglia poi a un certo punto rischia di ritrovarsi da sola di fronte a questa situazione delicata da sostenere. E poi ovviamente la formazione degli operatori che devono accompagnare la famiglia durante il percorso di vita. Cito solamente a titolo di esempio gli educatori, gli insegnanti, ma anche i pediatri, per esempio, e i professionisti del mondo sanitario. Ci sono 5 dimensioni del ruolo genitoriale che pongo alla vostra attenzione, che andrebbero approfondite all'interno di questo iter. Sicuramente la capacità di essere fisicamente ed emotivamente disponibili, a cominciare proprio dalla relazione di coppia, no? Quindi un fattore centrale è proprio quello legato al fatto di aver interiorizzato l'esperienza di una base sicura disponibile, soprattutto durante l'infanzia. La capacità di rispondere in modo sensibile al bambino, cioè di entrare in sintonia, e i caregivers devono essere in grado di padroneggiare, di comprendere, di dare un significato ai sentimenti e ai comportamenti per comunicare al proprio figlio, no? di essere compreso, e quindi aiutarlo a dare un senso a se stesso all'interno della sua storia così difficile. La capacità di accettazione, e questo ripeto, per i caregivers implica soprattutto la capacità di essere in grado di accettare se stessi prima di tutto e di sentirsi a proprio agio con la persona che si è. La capacità di accudimento cooperativo, questo vale ancora di più per i bambini che non hanno avuto la possibilità, no, di sentirsi efficaci, di sentirsi competenti perché non desiderati, e quindi hanno bisogno di caregivers che si sentano a proprio agio nel favorire questi aspetti. Quindi sono bambini che hanno subito situazioni di abbandono, quindi ancora di più dobbiamo ricordare che hanno la necessità di vivere la cooperazione piuttosto che il controllo. E infine la capacità di offrire un senso di appartenenza familiare. E su questo vorrei sottolineare anche il fatto che molto spesso, non è così infrequente purtroppo, che le coppie a seguito del percorso di adozione poi si separino, si dividano. Quindi è opportuno anche monitorare, no, con maggiore attenzione la solidità delle coppie. Vi avrei salutato leggendo una lettera di papà che ha adottato una bambina con disabilità. Non riesco a leggervela tutta, e quindi mi perdonerete se farò una breve... No, poi lo puoi leggere, Gianluca, visto che siamo praticamente nei tempi, quindi... Grazie. Allora, liberamente. Grazie. Allora, sono un padre adottivo di una bambina disabile con lieve ritardo mentale. Non è la nostra unica figlia, abbiamo anche un figlio biologico. La nostra storia è semplice, ma non per questo facile da accettare. Abbiamo atteso 3 anni per avere un abbinamento. Quando è arrivato eravamo ovviamente al settimo cielo come qualunque coppia. Ricordo quel momento perfettamente, come la nascita dell'altro figlio. Potrei descriverne ogni fotogramma. Abbiamo accettato subito e dopo poco siamo partiti per andarla a prendere. Quando siamo arrivati sul posto ci siamo subito accorti che qualcosa non andava. La scheda diceva, tra le varie cose, ritardo dello sviluppo cognitivo. Abbiamo chiesto più volte conferma al referente dell'associazione, ma tutti ci hanno assicurato che i problemi della bambina dipendevano dall'abbandono e che si sarebbero risolti velocemente. Al ritorno a casa abbiamo parlato anche con medici, pediatri, specialisti, e ancora tutti ci hanno rassicurato sulla pronta guarigione. Solo una voce fuori dal coro, una psicologa amica di famiglia, ci ha messo in guardia sui rischi a cui andavamo incontro. Noi lo sapevamo, e lo sapeva soprattutto mia moglie, che qualcosa non andava. Quello che non sapevamo era cosa fare. Da una parte c'era il desiderio di costruire una famiglia, la compassione per una bambina che stava all'inferno, e dall'altro la paura della disabilità, del futuro che ci aspettava.
Abbiamo pianto tanto, abbiamo maledetto quel posto, maledetto l'adozione, ma alla fine ha vinto il nostro desiderio di formare una famiglia e di salvare quella bambina anche contro il destino. Forse siamo stati codardi nel non saper dire di no, o forse siamo stati coraggiosi nell'accettare una situazione difficile, ancora oggi non lo so dire. Credo che siano vere entrambe le cose. Adesso sono passati 4 anni. Nostra figlia è migliorata tanto, tantissimo, ma rimane una bambina disabile. Il grillo parlante, la nostra psicologa, è sempre con noi, anzi, come per Pinocchio, è una delle poche persone che ci è rimasta sempre accanto anche nei momenti peggiori. Insieme a lei ho potuto contare sull'aiuto del mio pediatra, che ha ascoltato e continua ad ascoltare i racconti delle nostre sconfitte quotidiane. Ragazzi miei, ci dice, questa è la vita, che cosa vi aspettavate? Banale magari, ma vero, e con questo ci chiude la bocca regolarmente. Sono stati anni faticosi, tanto lavoro, tanta pazienza, tanti impegni, logopedista, insegnante di sostegno e anche tante difficoltà e tanta paura. Le cose non si sono risolte, anzi probabilmente il peggio deve ancora arrivare. Mia figlia rimane disabile e lo sarà per sempre. In questi anni spesso abbiamo pensato di rinunciare, di tornare indietro. Ce lo ha impedito soprattutto la compassione. Che colpa ha nostra figlia di questo destino? È nata da una madre disperata, che l'ha prima rovinata, chissà in quale modo, e poi abbandonata. Di chi è la colpa? Ma ha senso costruire un legame genitori-figlia anche o solo sulla compassione? E noi in questa situazione come ci dobbiamo comportare? Abbiamo scelte? Secondo noi no, non ne abbiamo. Per noi rimandare nostra figlia in istituto non è tra le scelte possibili e non lo diciamo con l'orgoglio eroico dei santi in terra, ma con la sofferenza nel cuore e con il nodo alla gola. Quindi la nostra serenità è sempre instabile. Passiamo dalla tristezza profonda per un fallimento all'euforia di un successo. Diventiamo matti e non dormiamo per le difficoltà che nostra figlia ha, per le cose che non riesce a fare e imparare, malgrado il tempo enorme che ci investiamo. Poi però facciamo festa per i piccoli successi, che per quasi tutti i bambini sono la normalità. E allora pensiamo che tutto sia possibile. Abbiamo fatto i salti di gioia quando nostra figlia ha imparato ad andare in bici da sola, senza ruote. Ai giardinetti ci guardavano come marziani. Lei è diversa perché un disabile in Italia purtroppo è una persona diversa e anche noi con lei ci sentiamo diversi, ma come tutti gli esseri umani, lei e noi vorremmo essere uguali. Questa è una lettera che questo genitore ha pubblicato sul forum di AIBI, che è un'associazione appunto che si occupa di adozioni internazionali e che mi faceva piacere condividere perché, ecco, per chiudere, credo proprio che la pedagogia, in particolare la pedagogia speciale, non possa non indagare questo fenomeno, soprattutto in virtù anche delle ricadute appunto dal punto di vista sociale, educativo, scolastico, perché appunto, per riprendere le parole di un collega di Charles Gardou, che dice nessuna vita è minuscola, allora nessun progetto di vita può essere considerato minuscolo o nel migliore dei casi, anzi nel peggiore dei casi, impercettibile, soprattutto quello che prende avvio con il percorso adottivo. Vi ringrazio. Ringrazio io Gianluca per questo intervento, che è stato anche molto toccante nella testimonianza diretta di questo padre. E a me ha colpito molto il dato che adottare un bambino con disabilità possa essere una scorciatoia in qualche modo. Può testimoniare sia un po' la disperazione di chi vuole avere un figlio anche al costo appunto di adottarlo con disabilità. Sì, e questo poi pone ovviamente dei problemi sulla stabilità della coppia, della famiglia, oltre che del destino del bambino, evidentemente, che può trovarsi ostaggio di una situazione che non ha scelto e che non può gestire. E peraltro io nella mia esperienza preaccademica, ecco, prima di venire a lavorare qui, ho insegnato per alcuni mesi, no, in terribile esperienza del CEPU, e metà dei miei, del CEPU della grande scuola in realtà, metà dei miei allievi erano figli adottivi, un dato abnorme, ecco, però che spiega evidentemente molte fragilità delle famiglie in maniera così lampante, che mi aveva molto stupito all'epoca. Bene, allora siamo giunti alla fine della nostra mattinata. Vi ringrazio davvero di cuore per i vostri interventi. Spero che tutti abbiamo come dire, imparato qualcosa che forse non conoscevamo. E potremmo fare delle considerazioni finali. In particolare, secondo me, emerge la conquista dell'autodeterminazione.
questa culturale di teatro, sono sempre stato fatto il punto di poter fare il bene, ecco, delle persone, a cui però si è aggiunta la consapevolezza, in modo di recente, di volerlo fare questo bene secondo la libertà, ecco, i desideri intimi di chi è oggetto dell'assistenza. E quindi abbiamo visto l'intervento del professor Surdatsky, un po' per esempio la tendenza a far monacare, no? le bambine accolte, in quello di Sara anche la tendenza a mantenere i bambini nei conservatori, anche prendendo la castrazione, chiaramente tutte cose che non vengono più fatte, grazie al cielo. E poi oggi, come ricordava Anna, no? La chiusura degli istituti, delle istituzioni totali a favore di un inserimento nella società che rispetti la libertà di ogni individuo. Bene, allora se non c'è altro, direi che possiamo chiudere qui. Mancano 10 minuti all'una, quindi siamo in anticipo addirittura, come non succede mai nei seminari. Quindi purtroppo non possiamo pranzare insieme come avrei voluto, perché ognuno è a casa sua, ma insomma pranzeremo insieme Gianluca, professor Surdatsky ed io, e faremo finta di avervi con noi. Va bene, allora ancora grazie anche al dottor Ria per l'assistenza tecnica, spero che ci saranno altre occasioni di vederci e di collaborare, e niente, qui finisce il nostro seminario, grazie anche al pubblico, agli studenti in collegamento, anche Vigna Scaglia ancora collegata, anche Ludovica Meichner, la nostra collega di sociologia. E, niente, cari saluti e a presto. Buona giornata. Buona giornata, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie.